Buonasera, benvenuti a tutti alla sessione di apertura degli Stati Generali del 2019 del Verde Pubblico, che si apre in contemporanea a Roma e a Bologna. Abbiamo coinvolto in questa occasione di apertura dei lavori delle personalità che sono espressione di mondi anche molto lontani fra loro, molto diversificati, perché quello che stiamo cercando di fare da qualche anno a questa parte è quello di creare un tessuto connettivo tra questi ambiti, tra questi spazi che sono lontani fra loro, anche se è crescente la consapevolezza di occuparsi di questioni che sono vocate con naturalezza a gettare un ponte tra l'uno e l'altro spazio. E abbiamo quindi pensato di chiedere a loro di regalarci un briciolo del loro tempo prezioso, per portare qui l'esperienza che ciascuno di essi incarna e che ha a che fare con il titolo un po' audace che abbiamo cercato di dare a questo pomeriggio, perché è evidente che la possibilità di definire, ma soprattutto di attuare delle politiche adeguate sul verde urbano, quindi sul verde all'interno delle nostre città, è evidentemente non soltanto una questione di capacità, non è soltanto una questione di determinazione, è anche una questione di mezzi che sempre con più difficoltà possono essere attinti dalla finanza pubblica. C'è bisogno evidentemente di mettere a fattor comune risorse che già esistono, che non vanno inventate da zero, che non vanno create dal nulla, che cercano degli sbocchi per ragioni che sono anche molto diversificate tra loro, da quelle di ordine reputazionale a quelle che invece più materialmente, se si vuole più prosaicamente, hanno a che fare con le possibilità che sono offerte dalla legislazione di settore in tema di crediti di carbonio e diritti che l'acquisizione di crediti di carbonio consente di mettere a valore. E allora abbiamo cercato di aprire una finestra, per così dire, su quello che sta accadendo nella finanza privata, oltre che nella finanza pubblica, perché nel mondo della finanza privata alcune recenti normative stanno dando un segnale molto importante e un impulso molto forte che va nella direzione di definire meglio gli schemi entro i quali prende forma e prende vita questa idea, a volte un po' genericamente narrata, di sostenibilità da parte delle aziende. C'è stato un tempo della narrazione, credo che in qualche modo sia davanti a noi il tempo in cui la narrazione si fa sempre più invece anche azione e si definiscono meglio, con più puntualità, i contorni di alcune categorie. All'interno di tutto questo ci sono dei riferimenti puntuali. Sì, i riferimenti puntuali ci sono, perché, ripeto, alla fine del 2016 è entrata in vigore una normativa di recepimento di una direttiva comunitaria molto importante, su cui la professoressa Genovese, che è alla mia destra, che è commissario della Consob, la commissione che si occupa delle società quotate in borsa, ha molto lavorato all'implementazione di questa normativa, chiarendo gli aspetti che avevano bisogno di essere chiariti, perché questa è una normativa molto importante che, anche nell'interesse delle politiche ambientali, è bene che sia capita più velocemente possibile e applicata meglio possibile. Ma naturalmente finanza privata non è soltanto vigilanza pubblica, come quella che per missione naturale svolge la Consob, è poi anche azione attiva, come quella che fanno tante società prevalentemente quotate, perché tra l'altro quella normativa si riferisce a aziende molto grandi, al di sopra di 500 dipendenti, al di sopra di una soglia importante di fatturato. Però la storia cammina poi sulle gambe delle singole persone fisiche, quindi le decisioni concrete devono prendere gli amministratori delle società quotate, e abbiamo pensato quindi di coinvolgere anche l'associazione che riunisce
una particolare categoria di amministratori delle società quotate, perché anche gli amministratori non sono tutti uguali, alcuni si contraddistinguono normativamente per la etichetta di amministratori indipendenti, nel senso che sono chiamati a svolgere in un modo e in una forma che poi la dottoressa Pier Mattei, in rappresentanza di questa associazione, ci racconterà, un ruolo per buona parte di terzietà, di indipendenza, che abbiamo scoperto anche leggendo un importante documento dell'Università Bocconi, finisce per avere in concreto un ruolo importante esattamente nella direzione in cui noi vogliamo gettare questo ponte tra mondi che si conoscono poco e che invece potrebbero lavorare insieme nella direzione auspicata. Io lascerei per un saluto introduttivo, prima della professoressa Genovese e della dottoressa Pier Mattei, al direttore generale del Ministero dell'Ambiente Renato Grimaldi, che segue da vicino l'attività del comitato che mi onoro di presiedere per conto del Ministero, che si occupa appunto di verde pubblico per legge, e che è impegnato come me, ma anche come il Ministro, che quindi ci raggiungerà più tardi perché è impegnato in Senato nell'illustrazione di un importante decreto legge, oggi giunto circa a metà del percorso di conversione, nel quale c'è una norma molto significativa, l'articolo 4, sul quale abbiamo lavorato in fase di gestazione io e Renato, e che dà un segnale, credo, molto importante di rilancio, anche di raccolta di una sfida in questa direzione. Renato, ti prego. Innanzitutto grazie per questo invito e soprattutto anche per la qualità degli interlocutori che sono presenti, a partire dal Presidente del Comitato, che è un po' l'estrinsecazione del consigliere Atelli, e quando passione, visione e competenza si mescolano si fanno dei passi avanti, anche dal punto di vista della sensibilizzazione di burocrazie refrattarie oppure comunque diffidenti. Io non sono qui oltre che a portare i saluti e a segnalare, come già detto dal Presidente Atelli, il diretto interesse del Ministro, e dopo che le darò qualche elemento, sono qui a inserire questa nostra conversazione, una conversazione che durerà anche nel pomeriggio, ma io dovrò andare a seguire dalla mia scrivania l'evoluzione del DL Clima, anche perché me ne avresti una colpa se non lo faccio. Non c'è. E noi andiamo a inserire queste nostre riflessioni in un ventaglio ampio di iniziative che sta prendendo il Paese sui temi del clima, perché sennò diventano iniziative spot dove potrebbe apparire una mancanza di strategia, così non è. Il Ministero nel Governo, il Ministero dell'Ambiente è impegnato sul piano energia e clima, dove si assumono determinati standard per ridurre le emissioni di CO2. Tra questi standard ci sta il tema della cattura del carbonio, dalla gestione di vari, si parla di silvicoltura nella direttiva comunitaria. E questo è un primo tassello, è una scadenza di assoluta importanza, perché sarà il piano vincolante che vincola l'Italia per i prossimi 12 anni fino al 2030, circa il rispetto del piano che essa stessa manderà a Bruxelles, circa il rapporto fra clima ed energia, quindi modelli produttivi, energie e assorbimento. C'è in atto una strategia importante di minor rilievo giuridico, che è il piano nazionale dell'adattamento climatico, che però si lega moltissimo alle problematiche che affrontiamo col Comitato, visto che noi dobbiamo tenere presente anche la capacità delle nostre comunità di adattarsi a cambiamenti climatici che già sono in atto. E a volte trovo abbastanza così curioso che si dibatta ancora su cose che stanno già avvenendo. Cito esempio due casi: la strage di alberi nel Bellunese, dove molti alberi sono stati spezzati e non sradicati, segnalo il dettaglio agli addetti ai lavori, come a dire, sono specie allottone rispetto allo scenario meteorologico che si è delineato,
e gli inventori della marittimità italiana, i Liguri, che con un'ondata hanno visto a Rapallo una diga crollare con tutta la strada che collegava Portofino a Santa Margherita, che era molto in alto. Allora, questi cambiamenti sono già in atto. Aggiungo a questi due strumenti operativi che l'Italia sta realizzando gli impulsi, e si lega con le considerazioni fin qui fatto, dalla comunicazione comunitaria, la comunicazione sui prodotti della finanza sostenibile, che per ora loro legano all'ecolabel un po' fantasiosamente. Però resta il problema che Bruxelles su questa partita sta giocando una partita concreta, una sfida vera. Addirittura nelle prime prefigurazioni, ma la collega della Consop lo sa proprio, parlavano di un regolamento a incisione diretta sui singoli stati. È complicato, ma noi abbiamo già fatto delle riflessioni con gli operatori del settore. Quindi siamo dentro una cornice di interventi che valorizzano anche le esperienze che stiamo conducendo dentro una visione unitaria, che come noi ci attrezziamo a fronte di una cornice climatica che cambia. Nel frattempo, ma ne parlerà credo la dottoressa Giarratano, il Ministero ha aperto una pista sul rapporto tra parchi e clima, con un ingente finanziamento, ma credo che Marilì ci darà qualche delucidazione, è un tema su cui lavoriamo insieme. Abbiamo chiamato i parchi a essere il luogo della sfida operativa sul tema, sulle varie relazioni possibili rispetto ai problemi del clima, a partire anche dai temi della biodiversità, dell'adattamento della biodiversità. Noi come direzione stiamo facendo i criteri ambientali minimi per la gestione del verde urbano, e anche lì abbiamo, non ve li leggo, abbiamo acquisito una serie di considerazioni relative a questi scenari. Criteri ambientali minimi, per i non addetti ai lavori, vuol dire quali saranno obbligatoriamente per legge i capitolati tecnici per tutti i soggetti che si vorranno occupare di verde pubblico e verde urbano. I criteri ambientali minimi sono vincolanti e quindi cambieranno i capitolati. Ce n'è già uno in essere di CAM, ma noi stiamo facendo un rinnovo del CAM anche alla luce di due fatti intervenuti. Prima erano volontari i criteri, adesso sono obbligatori, e in più c'è tutto questo impianto, ove collochiamo la riunione odierna, di questi cambiamenti afferenti alla cornice climatica. Oltre a queste piste c'è il grandissimo tema della mobilità. Noi siamo molto concentrati sulle aree urbane, perché le aree urbane sono il centro dell'attenzione delle problematiche di cui ci occupiamo. Per sintetizzarli con quattro numerelli, il numero è che circa il 2% del territorio mondiale è occupato da aree urbane, ci vive il 50% della popolazione del mondo, nelle aree urbane ci sta il 75% dei consumi energetici e l'80% delle emissioni di CO2. Se vincessimo la sfida nelle aree urbane staremmo 100 passi avanti. Dentro questa problematica, voi pensate quanto è complesso occuparci del tema della mobilità in un paese che ha definito, acquisito e delineato l'autovettura privata a uso singolo come elemento identitario. Noi abbiamo il triste record, siamo il paese che ha più macchine in Europa. Abbiamo, per darvi un nuovo numero, il nostro è un paese di 200 abitanti per chilometro quadrato e ci sono 126 autovetture. Chilometro quadrato intendo le vette delle montagne, le paludi, i laghi, ed è un numero impressionante. C'è il problema che noi dobbiamo affrontare della riduzione del parco delle autovetture circolanti, anche perché producono guai seri. Le autovetture, oltre che emissioni di CO2, producono il triste record italiano: siamo l'unico paese che ha due infrazioni comunitarie per la qualità dell'aria, e questo è il dato. Ecco, dentro questa cornice, per una specifica suggestione del signor Ministro, perché io sono abituato a citare le fonti, qualche tempo fa abbiamo avviato una riflessione col Comitato per vedere come promuovere interventi di impianto, riforestazione e gestione forestale nelle città metropolitane oculatamente scelte, città metropolitane perché c'è l'area urbana e l'area periurbana, ove
realizzare interventi di questo tipo insieme alle città metropolitane, con il supporto, ma non è supporto, con l'indirizzo, con la funzione attiva del Comitato del Verde Pubblico, chiamato non solo a definire le modalità e a vagliare, con mio entusiasmo, lo dico chiaramente, a vagliare le proposte che perverranno, ma anche a seguire l'evoluzione dei problemi. Per dirlo in una sintesi, tanto per essere chiaro, i nostri interventi si dovranno misurare ad ettari, non a chilometri. Ci piacciono, sono belline i viali alberati, ma non è quello che noi, è l'intervento che dobbiamo fare. Cioè dobbiamo provare sistemi naturali di assorbimento e cattura della CO2. Quindi su questo tema segnalo che la sensibilità parlamentare è andata oltre. Cioè, ho visto un emendamento di cui non sapevo, che comincia a dire: beh, allora vanno studiate le specie da impiantare che svolgono la migliore funzione. E questa è un'iniziativa di un parlamentare, vuol dire che l'idea, in maniera che non travalichi nell'arredo urbano, che è pure importante, io vivo a Roma, non è che mi piace abitare in una brutta città, però il tema all'esame è quello che vi ho posto. Su quello abbiamo dei finanziamenti significativi da cui traiamo le risorse per l'intervento che il Ministro dell'Ambiente ha voluto inserire tra i primi articoli del decreto legge clima, per il quale il Ministro sta in Senato in queste minute. Ecco, tutto questo esempio per dirvi che capisco tante cose, capisco la semplificazione necessaria, ma certe cose sono complesse e vanno assunte nella loro complessità, perché se no tocca rifarle continuamente, ricominciare da capo e non accumulare memoria, esperienza e capacità operativa. Ecco, noi stiamo riuscendo col Comitato a inserire questa iniziativa in una visione complessa, unitaria, che tiene presente le varie problematiche da affrontare contestualmente. Nel decreto legge segnalo, e chiudo, che il testo del decreto legge assume anche le implicazioni sociali di questo tipo di intervento. Come a dire, noi dobbiamo far sì che quella roba lì converga nei problemi per i quali abbiamo dei particolari finanziamenti comunitari, di cui il Consiglio Atelli sa tutto, sono finanziamenti vincolati alle problematiche del clima, ma noi stiamo riuscendo a utilizzare, vorremmo utilizzarli per queste finalità, proprio perché garantite dalla qualità dei nostri partner. Vi ringrazio e buon lavoro. Renato, grazie mille. Hai, come dire, tratteggiato un po' la situazione di contesto nella quale si inserisce il decreto clima e allo stesso modo anche la nostra discussione. Il primo giro di interventi lo concluderemo con il professor Blanciardo, che ci fa l'onore di essere qui con noi, presidente di Istat, perché il tema delle politiche del verde urbano è un tema che si spiega bene con i numeri. L'Italia non è un paese povero di alberi, l'Italia è un paese che ha meno alberi di quelli che ci servirebbero dove servono molto, dove servono di più, cioè all'interno delle città. È da qui che nasce un po' tutto. E l'interesse che il tema del verde urbano ha finito per catalizzare nel corso di questi anni, prendendo un po' come l'acqua, con una sua forza e una sua capacità, la strada che riusciva a trovare, è una vicenda ricca di declinazioni e di sfaccettature, per cui questo tema è al tempo stesso un tema ambientale, un tema che ha a che fare con le politiche sanitarie, ma è anche un tema banalmente di finanza pubblica. Abbiamo evidenza in una città come Roma, contraddistinta da una presenza massiccia di alberi di un certo tipo, il caso classico è il pino domestico, che la collocazione di un albero di quel tipo a margine di un sedime stradale, di un marciapiede, accorcia clamorosamente, formidabilmente, il ciclo di vita di quel sedime o di quel marciapiede. E quindi in realtà decide di anticipatamente di spesa pubblica, nel senso che se ne farà il doppio o se ne farà il triplo di quello che altrimenti si sarebbe potuto fare. Quindi in realtà questo tema è tante cose insieme,
tante cose insieme. Saluto il direttore Tarquinio che ci ha appena raggiunto, il direttore di Avvenire. Da dove nasce allora, prego direttore, si accomodi. Da dove nasce allora l'esigenza di mettere a fattor comune tutte queste voci? Dal fatto che in realtà ci sono degli indicatori che ci restituiscono quasi plasticamente il fatto che anche in mondi apparentemente lontani da questo contesto, questa sede, questo modo di porre, di affrontare le cose, c'è una consapevolezza magari in qualche modo non ancora emersa nitidamente nel contesto di riferimento. Non è soltanto che è sufficiente aprire le pagine del Sole 24 Ore in un giorno a caso per notare che con la potenza evocativa che gli è propria non accade mai che non ci sia una società bancaria, finanziaria o assicurativa che nell'acquistare uno spazio a pagamento associa il proprio brand alla stilizzazione o all'immagine di un albero, perché un albero significa tante cose intuitivamente, ha una, come dire, una valenza simbolica straordinaria, probabilmente unica. Allora, noi vorremmo in qualche modo provare a offrire a chi sa meno di finanza e di finanza privata in particolare alcuni paradigmi di riferimento, almeno alcuni elementi di fondo, e dall'altro lato vorremmo provare a capire se gettando un ponte tra mondi differenti si riesce a sostenere, se mi passate il gioco di parole, un'idea di sostenibilità che va in particolare nelle direzioni dove l'esigenza è più forte, più avvertita e, consentitemi, più urgente. Noi abbiamo, lo ricordava prima il direttore Grimaldi, alcune importanti procedure di infrazione in essere che riguardano la qualità dell'aria. La qualità dell'aria dove c'è concentrazione di persone, cioè negli aggregati urbani. Non soltanto in singoli aggregati urbani, ma anche in aree dove c'è una forte concentrazione di aggregati urbani. Ecco, la nostra sfida si combatte lì dentro. Abbiamo bisogno di creare, anzitutto culturalmente e poi con i meccanismi del caso, un modo per far sì che le risorse riescano a incanalarsi e a indirizzarsi consapevolmente laddove è più urgente che finiscano per arrivare. Certo, su alcune grandezze concettuali di fondo bisogna intendersi, nel senso che ci sono molti modi di fare sostenibilità, si può integrare all'interno di un prodotto, ne abbiamo parlato tante volte anche con l'amico Mauro Bombacigno. Se una società bancaria fa una campagna di marketing dicendo che acquisterà e metterà a dimora un numero di alberi pari al numero dei conti correnti che saranno attivati ex novo, questo è un modo per integrare nella produzione questo tipo di elemento. Ma in realtà le dichiarazioni non finanziarie di cui ora ci parlerà la professoressa Genovese volano un po' più alto, ma possono, attraverso una serie di passaggi intermedi, arrivare fin lì. È così, professoressa Genovese? Sì. Grazie, buon pomeriggio. Grazie per l'invito. Io se posso vorrei cominciare un po' più da lontano. Ma forse ce ne sono troppi accesi. C'è un venga qua. Va bene il mio posto. Questo non funziona. Questo. Funzionante, ma non si accende la spia verde. Okay. Non so se si sente. No, non si sente. Vieni qui, vieni da me, dai. Cambiamoci allora di posto. Cambiamo di posto. È una falsa illusione. È il bello della diretta. Bene. Ecco, io vorrei dire due parole anche di contesto. Per conseguire gli obiettivi dell'agenda dell'Unione Europea e dell'accordo di Parigi in particolare, oltre che gli obiettivi dell'agenda ONU del 2030, la Commissione Europea ha stimato la necessità di investimenti dell'ordine di 180 miliardi di euro all'anno. Per questo
a partire dalle raccomandazioni avanzate da un gruppo di esperti di alto livello, ha definito una tabella di marcia, un piano d'azione per rafforzare il ruolo della finanza nella realizzazione di una economia, un modello di sviluppo sostenibile che consenta di fronteggiare i rischi ambientali di cui già abbiamo parlato. Il piano d'azione è incentrato sul contributo che la finanza e la regolazione finanziaria possono dare per cambiare il modello di sviluppo. Questo è un cantiere che è partito direi da qualche anno e che nella definizione del piano d'azione ha trovato un punto di caduta importante. Il cantiere ha un obiettivo ambizioso: da una parte portare il mercato a apprezzare gli investimenti anche in funzione del profilo ESG degli impieghi in cui confluisce la raccolta, dall'altra parte favorire la raccolta di ingenti capitali come quelli necessari per far virare l'economia verso il modello di sviluppo sostenibile. La regolazione in costruzione punta ad avere un impatto forte, seppure graduale, non solo su emittenti e imprese finanziarie, ma su tutte le imprese, anche le PMI che sono presenti nella filiera come fornitori o clienti di grandi imprese, anche sugli investitori e sull'economia reale, evidentemente. Sulle modalità con cui raggiungere gli obiettivi sono in corso confronti tecnici e politici. In questo ampio progetto Consob porta avanti due compiti istituzionali. Il primo è contribuire in fase ascendente al processo di costruzione della regolamentazione in materia di finanza sostenibile, incluse le misure di soft law. Il secondo è supervisionare l'osservanza delle disposizioni normative, alcune già applicabili, per raggiungere questo risultato. Fra le disposizioni normative già applicabili ci sono appunto quelle in materia di dichiarazioni non finanziarie o si potrebbe dire dichiarazioni prefinanziarie, ma la legge le chiama dichiarazioni non finanziarie. Ed è proprio di questo che anche in base all'invito che mi è stato rivolto sono qui per parlarvi. La dichiarazione non finanziaria è un obbligo di legge a cui sono tenute le imprese di più grandi dimensioni. La disciplina è stata introdotta in Italia alla fine del 2016 per recepire una direttiva comunitaria del 2014 e si applica a partire dall'esercizio 2017. Proprio all'esercizio 2017 si riferiscono le prime DNF pubblicate in Italia nel 2018. Nel 2019 sono in corso di pubblicazione le DNF riferite all'esercizio 2018. La legge del 2016 prevede, per l'esattezza, che le imprese di grandi dimensioni che rientrano nel novero degli enti di interesse pubblico rilevanti e che sono emittenti quotati, banche e assicurazioni, ma che hanno un numero di dipendenti pari almeno a 500, devono includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, appunto la dichiarazione non finanziaria. Anche altre imprese diverse da quelle obbligate possono volontariamente assoggettarsi a questa disciplina. La dichiarazione non finanziaria delle imprese deve contenere alcune informazioni. Sono richieste informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Le informazioni devono essere rese in misura necessaria e sufficiente alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto ambientale, sociale e di governance della produzione. La DNF deve essere redatta sulla base di uno standard, possono essere utilizzati standard di rendicontazione nazionali, unionali o internazionali. Attualmente lo standard di rendicontazione più utilizzato è il GRI standard. In conformità allo standard prescelto, le imprese conducono un'analisi di materialità, di rilevanza delle informazioni che andranno a confluire nella DNF.
La DNF quindi deve essere a misura dell'impresa che la redige. Gli standard tuttavia identificano dei criteri di massima validi in relazione all'area di attività e alla tipologia di attività. Le tematiche quindi vengono individuate tenuto conto dell'attività concretamente svolta, delle caratteristiche del settore merceologico e geografico in cui l'impresa opera. L'ottemperanza all'obbligo di legge si avvale del meccanismo comply or explain. Ciò vuol dire che le imprese tenute a redigere la DNF potrebbero in astratto anche non perseguire alcuna politica di misurazione e orientamento in chiave positiva dell'impatto ESG della produzione, dichiarandolo e dichiarando anche i motivi per i quali hanno fatto questa scelta. Si comprende che c'è una volontà di avvicinare spontaneamente le imprese a questa politica, sia pure lasciando la possibilità di scegliere in ultima analisi quale modello seguire. Il controllo sulle DNF prodotte dalle imprese è in primo luogo demandato ai revisori dei conti delle società che con apposita relazione attestano la conformità delle informazioni ai principi e alle metodologie dichiarate in premessa. Il controllo sulle DNF è anche pubblico. Come ho ricordato, la vigilanza sulla pubblicazione, completezza e attendibilità delle DNF è demandata alla Consob. Le DNF pubblicate in Italia a partire dal 2018 non sono state numerose, circa 200 nel 2018, e l'ordine di grandezze che ci aspettiamo per il 2019 è uguale. Quindi assai meno dell'1% del totale delle imprese italiane pubblica una DNF, anche se altre imprese producono informativa periodica volontaria sull'impatto ESG della loro attività sotto forma di bilanci sociali o documenti simili. Noi però abbiamo scelto di occuparci di questo strumento codificato. Il numero ridotto di DNF dipende dalla scelta legislativa fatta nel 2016 di recepire la direttiva europea nei termini minimi consentiti, cioè fissando a 500 dipendenti la soglia di rilevanza. Malgrado il perimetro contenuto di applicazione di questa disciplina, l'ottemperanza all'obbligo di redigere la DNF sta già producendo importanti risultati. La disciplina sta contribuendo in modo significativo ad accrescere la percezione dell'importanza dei fattori ESG nei processi di impresa presso gli addetti ai lavori. Nel 2019 la Consob ha pubblicato uno studio prodotto con Ned Community e Methods che esamina l'impatto della disciplina sulle DNF sul coinvolgimento degli organi di amministrazione delle società quotate nelle tematiche ESG. Tralasciando altri aspetti pur di rilievo, lo studio mette in evidenza due elementi. Da una parte, nel primo anno di applicazione della disciplina, la maggior parte delle imprese ha ottemperato in chiave di mera compliance, e questo, ahimè, non è un dato di per sé molto incoraggiante, ma comprensibile in ragione della novità. L'altro dato da sottolineare è che alcuni emittenti, prevalentemente quelli di maggiori dimensioni, hanno invece colto l'applicazione della disciplina come un'occasione per avviare e consolidare al proprio interno un processo di trasformazione in grado di incidere in profondità nel modello di business, di governance e nelle strategie. La disciplina ha dunque effetti e potenzialità estremamente interessanti per le questioni che siamo qui a esaminare. Direi che dalle DNF pubblicate in Italia nel 2018 emergono indicatori importanti riguardo la trama di cornice unitaria in cui interessi e capacità imprenditoriali e istituzionali possono convergere sul terreno dello sviluppo sostenibile. In un evento come quello di oggi mi pare importante segnalare anche che molte delle DNF pubblicate in Italia dalle imprese recano informazioni anche sull'impatto delle politiche ESG dell'impresa rispetto al contesto geografico in cui l'impresa opera. Il contesto geografico è identificato come il territorio in cui l'impresa risulta a vario titolo attiva e coinvolta,
Può trattarsi del territorio urbano in cui trovano le sedi sociali le società, oppure il territorio nel quale sono presenti gli stabilimenti produttivi, o anche il territorio in cui si trovano prevalentemente i consumatori utenti dei servizi. In questo caso, per esempio, pensiamo alle multi-utility. Le differenti dimensioni geografiche in cui insiste l'attività di impresa possono a loro volta essere separate o sovrapposte. Con riguardo al tessuto urbano e ai temi del verde pubblico, ci sono DNF che danno conto di iniziative che riguardano proprio questa materia. Una DNF ribadisce e riferisce che la società ha in corso una campagna per la piantumazione di alberi nel territorio del comune in cui opera, impegnandosi a donare alla città un albero ove un certo numero di nuovi utenti conferisca i propri rifiuti differenziati nelle stazioni ecologiche e nei centri di raccolta di proprietà dell'impresa. Il progetto è di particolare interesse perché l'impegno della società per il verde pubblico e la forestazione è coniugato con gli obiettivi legati alla raccolta differenziata dei rifiuti e alle politiche di promozione dell'economia circolare. Dalle DNF si ricava anche una valutazione sul contributo che in questo modo l'impresa arreca all'ambiente in termini di possibile miglioramento della qualità dell'aria e mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici. C'è una stima del contributo che ogni albero può dare per catturare CO2. Altre DNF rendicontano esperienze di responsabilità d'impresa sul tema del verde pubblico che riguardano progetti che insistono in aree comunali a vocazione prevalentemente industriale, dove si trovano per lo più impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali. Le imprese proprietarie di questi impianti hanno rendicontato nelle DNF di avere dotato tali zone di un sistema verde, ossia di alberi appositamente piantumati che agiscono come carbon sink dell'anidrite carbonica, fissandola e conservandola nel legno. Tali aree svolgono una funzione ecologica di ripristino di alcuni habitat e di collegamento ecologico tra biotipi diversi. Altre DNF riferiscono di progetti di riqualificazione di giardini pubblici attraverso la creazione di orti urbani e didattici grazie all'assegnazione di appezzamenti di terreno alla cura dei cittadini che ne facciano richiesta e coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni locali. Mi avvio alla conclusione. DNF che facciano piena trasparenza sulle politiche ESG delle imprese, incluse iniziative che hanno un impatto sul verde urbano dei siti di insediamento dell'impresa, possono essere una grande opportunità per le imprese, per gli investitori e anche per i territori. Le imprese che redigono DNF possono monitorare e mitigare alcuni rischi di importanza crescente legati alla crisi climatica e al deterioramento della qualità dell'ambiente urbano dove la maggior parte delle persone vive e lavora. Le imprese possono anche, nella visione integrata che è offerta dalla DNF, cogliere nuove opportunità che generano valore per i molteplici stakeholders. Azionisti, creditori, dipendenti, fornitori, clienti, ma anche comunità e territori, i quali tutti alimentano cicli produttivi che assicurano successo e resilienza all'impresa. Le DNF, in ogni caso, si rivolgono in primo luogo proprio agli azionisti della società, attuali e potenziali. E c'è una vasta platea di investitori istituzionali che nel mercato globale già cerca e predilige impieghi in imprese che hanno una strategia attenta ai fattori ESG e orientata a lungo periodo. Questa platea di investitori può trovare nella DNF delle imprese le informazioni di cui è in cerca. Anche nel pubblico retail dei risparmiatori l'interesse per investimenti green e socialmente responsabili sta crescendo e ciò anche per effetto di campagne di sensibilizzazione della popolazione sui temi ambientali e climatici. La DNF può dunque anche orientare l'attività degli intermediari che vogliano soddisfare con appositi servizi la domanda retail di investimenti socialmente responsabili. La qualità della trasparenza delle DNF prodotte dalle imprese per il mercato finanziario dei capitali e dei servizi è tuttavia un obiettivo
a cui ancora lavorare, stiamo lavorando, siamo appena all'inizio, anche in Consob, sebbene con il massimo di impegno ed entusiasmo. Le difficoltà ci sono soprattutto in ragione della novità delle questioni tecniche sottese alla produzione di informazione di mercato sul profilo ESG dell'impresa, informazione che sia sufficientemente omogenea e qualitativamente adeguata per andare sul mercato. L'obiettivo è tuttavia alla nostra portata, imprese, professionisti e istituzioni sono impegnate a raggiungerlo. La direttiva da cui origina la disciplina è volta ad accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità di queste informazioni e sono in corso analisi a livello europeo riguardo i risultati a cui si è arrivati con la sua applicazione. Non sono da escludere quindi nei prossimi anni aggiustamenti e affinamenti. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario al mercato è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. L'auspicio è che anche la comparabilità delle informazioni sia raggiunta e possa svolgere un ruolo nell'allocazione del capitale, consentendo la raccolta degli investimenti di cui c'è bisogno, perché è da lì che sono partita. L'obiettivo è sicuramente raggiungibile nel tempo necessario e lo sarà, direi, tanto più se i temi continueranno ad essere oggetto di alta attenzione ai vari livelli, come qui oggi. Grazie. Bisogna di recuperare un microfono. Ritorniamo ai nostri posti. Allora, io sono molto grato ad Anna perché, diciamo, nella complessità di un tema che è effettivamente molto regolato, molto denso, ci ha però fatto capire almeno credo quattro cose importanti. La prima cosa è che siamo in una fase di transizione, ci siamo lasciati alle spalle, se vogliamo, l'anno zero. Questo tipo di rendicontazione da volontaria pura è diventata nel minimo semivolontaria, nel senso che è rimasta aperta la porta per dichiarare che non si sviluppano attenzioni particolari nella direzione della sostenibilità, però è chiaro che questo è immaginato come un second best e guardato con sfavore, quindi c'è una pressione normativa che va nella direzione di farle e di riempirle dei contenuti appropriati. Dall'altro lato, quindi il secondo elemento che viene fuori da quello che ci diceva Anna è che questo diventa anche un elemento di selettività, perché capitali che sono alla ricerca di allocazioni appropriate si fanno guidare anche da una accresciuta consapevolezza e attenzione a questo tipo di fattore, e quindi a parità di altre condizioni, fatemi dire, è più facile che i capitali si muovano in questa direzione piuttosto che in un'altra. La terza cosa che mi viene da dire, e che lo dico, diciamo, con grande compiacimento, non lo posso negare, è che io pensavo e speravo che in qualche modo, diciamo, la tua relazione a proposito delle dichiarazioni non finanziarie potesse essere un punto di partenza e di sviluppo. Invece la realtà, come al solito, ci ha già superato, ci ha raccontato tre casi in cui le dichiarazioni non finanziarie ci sono già e raccontano di interventi che hanno come punto di caduta esattamente il verde urbano. Abbiamo apprezzato che non ci hai fatto i nomi, ma abbiamo apprezzato ancora di più il fatto che ci sono già tre casi su 200, se non ho capito male, in cui questo è già accaduto, non è più cronaca ma è storia, e quindi anche questo, diciamo, ci aiuta a comprendere che anche l'appuntamento di oggi è nel pieno di una transizione, non è l'inizio di niente, diciamo, da questo punto di vista. Come dire, la conclusione è un naturale volano per
l'intervento della dottoressa Laura Piermattei per NetCommunity, perché che tra l'altro diciamo ha realizzato lo studio insieme alla Consob che è stato citato da Anna, e soprattutto diciamo siccome la storia cammina sulle gambe delle singole persone fisiche è chiaro che dipende dai comportamenti e soprattutto dalle decisioni che vengono assunte dalle aziende prima, durante e dopo le dichiarazioni non finanziarie, prendere una certa strada piuttosto che un'altra. Uno studio dell'Università Bocconi, pubblicato di recente, rende evidente un dato che credo meriti di essere considerato con grande attenzione, e cioè che dove c'è una più forte concentrazione di amministratori indipendenti nel board, la società fa di più, la società quotata fa di più nella direzione non soltanto genericamente delle politiche di sostenibilità ambientale, ma lo fa a cominciare dalle dichiarazioni non finanziarie e quindi fatalmente degli impegni verso gli stakeholder e che finiscono sotto la lente degli analisti, che queste dichiarazioni finiscono per restituire alla lettura e alla percezione da parte del, diciamo dell'esterno. È anche la vostra impressione come associazione? Laura, ti prego. Lidia, scusami. Allora, sì, questi temi sono molto interessanti per gli analisti. Probabilmente vale la pena dire chi è l'amministratore indipendente. L'amministratore indipendente in una società quotata, che sono le grandi società sul mercato, è quello che tutela gli interessi, rappresenta e tutela gli interessi degli azionisti di minoranza. Rappresenta e tutela gli interessi degli azionisti di minoranza e di minoranza. È veramente difficile riuscire. Devo dire, è complicato. Allora, perché è importante per l'amministratore indipendente ragionare di elementi non finanziari? Perché è importante per una società farlo, una società quotata? Intanto perché l'analista, cioè quello che poi decide se comprare o non comprare un titolo, assegna agli elementi che non sono finanziari, poi vedremo perché la professoressa Genovese ha detto non finanziari o prefinanziari, ben l'84% del valore di un'azione. Cioè oggi si sceglie se comprare o no un'azione non per ragioni finanziarie, per il risultato che quell'azienda ha avuto quell'anno, che quell'azione ha avuto quell'anno, ma per ragioni che vanno a cercare di capire quali sono i rischi e le opportunità che quell'azienda avrà in futuro. E i rischi e le opportunità sono tutti dentro la dimensione non finanziaria. Le dimensioni non finanziarie sono come vengono gestite le persone in un'azienda, il livello di coinvolgimento con cui queste persone lavorano in azienda, il livello di attenzione con cui si gestiscono le persone, come viene gestita l'attenzione nei confronti dei vari sistemi di relazione di, di un'azienda, quindi i clienti, qual è il livello di esperienza, di qualità dell'esperienza del cliente, piuttosto che la reputazione dell'azienda, qual è il livello di innovazione, quindi il capitale intellettuale, qual è il livello di innovazione di un'azienda e qual è la sua capacità di generare nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi processi in futuro. E l'ultimo è il capitale ambientale, non è l'ultimo, sappiamo quanto sia importante, il capitale naturale, gli impatti che quell'azienda genera. Quello che si è capito e che stiamo capendo quando ragioniamo di elementi non finanziari è che tutti questi elementi sono strettamente connessi l'uno all'altro. Quando Nutella è stata posta sotto accusa qualche anno fa, la conoscete tutti il caso della Nutella, no? Nel 2017 Nutella è stata denunciata, accusata dal ministro Ségolène Royal in Francia perché faceva un uso sconsiderato dell'olio di palma, perché sconsiderato per problemi ambientali, perché effettivamente gli approvvigionamenti dell'olio di palma sono, rischiano di generare deforestazione. Allora, quando nel 2000, questo era il 2017, 10 anni prima, nel 2009, nel 2008, il gruppo Ferrero ha deciso che doveva rispondere a un suo portatore di interesse, a un suo stakeholder antagonista. C'era sui cancelli di Ferrero, al gruppo a Bruxelles, Greenpeace,
che non era molto contenta di come veniva gestita l'olio di palma da Ferrero e del fatto che Ferrero usasse l'olio di palma. Perché? Perché generava deforestazione. Allora il gruppo ha deciso di mettersi in ascolto, di cercare di capire, tenete presente che è un gruppo non votato, è una società familiare, siamo nel 2008, e ha deciso, con tutta una serie di passaggi di ragionamento interno del management e del consiglio d'amministrazione, di mettere sul tavolo un certo numero di milioni di euro per cambiare completamente il modo in cui il gruppo si riforniva di olio di palma. E non solo per questioni ambientali, ma anche perché nel 2008 si era capito che c'era un tema nutrizionale, perché l'olio di palma è un elemento nutrizionale importante e non metterlo nel prodotto rischia di penalizzare la qualità del prodotto. E quindi hanno detto: noi vogliamo comunque mantenere il livello di qualità di Ferrero e dei prodotti Ferrero, ma rispettare, non rischiare che ci venga vietato di usare l'olio di palma. 2017, 2015 è finito il processo di approvvigionamento al 100% certificato dell'olio di palma nel gruppo Ferrero, si erano dati questo obiettivo, un impegno degli investimenti e la finalizzazione del processo nel 2015, l'hanno fatto. Nel 2017 Segolène decide di attaccare il gruppo e Ferrero non ha risposto. Ha risposto Greenpeace e ha difeso il gruppo, perché dal 2008 l'altra decisione che era stata presa era stata quella di collaborare attivamente, dopo averli ascoltati, con Greenpeace per cercare di promuovere un cambiamento e un'innovazione importante negli approvvigionamenti. E qui stiamo parlando di 4 forme di capitale prefinanziario, tutte presidiate da questa decisione del 2008, che poi ha generato un impatto, che sono il capitale umano, l'orgoglio, il senso di leadership del gruppo, il capitale sociale, la reputazione, l'attenzione al cliente e anche tutti gli aspetti nutrizionali, il capitale di innovazione, cambiare completamente il modo di approvvigionare un ingrediente chiave di un prodotto, e il capitale naturale, cambiare completamente un processo per gli impatti ambientali che questo poteva avere. Questi sono i quattro capitali prefinanziari, non finanziari, che come vedete noi chiamiamo poi in gergo, realmente la dichiarazione non finanziaria censisce i non finanziari, ma non finanziario sembra che siano fuori dei tavoli delle decisioni importanti, invece qui si parla di condizioni, precondizioni che hanno poi abilitato il gruppo Ferrero nel 2017 a difendere il suo prodotto di maggiore successo. E non solo a difenderlo, ma a fargli poi riprendere le vendite in maniera molto istantanea e molto veloce. E oggi l'olio di palma, se voi guardate il baratto di Ferrero, c'è scritto olio di palma perché è uno degli elementi distintivi, nutrizionalmente distintivi dei prodotti Ferrero, perché sono sereni nel poterlo utilizzare anche da fonti ambientali certificate. Allora, questo è un ragionamento che ha fatto una non quotata familiare nel 2008. Sull'onda di questo ragionamento, noi quello che facciamo come associazione degli amministratori indipendenti, che devono tutelare la salute, preoccuparsi di tutelare dentro un consiglio di amministrazione formato da azionisti di maggioranza e proprietari e azionisti di minoranza, per farla semplice e poi un po' più articolato di così. L'amministratore indipendente deve avere molto chiaro che il suo obiettivo è la salute dell'azienda, la salute di lungo periodo dell'azienda, non la ricchezza di breve periodo dell'azionista. Perché? Perché le due cose in alcuni casi vanno di pari passo e vanno bene insieme, in altri rischiano di essere un pochino in contrasto. Quindi per tutelare la salute di lungo periodo dell'azienda, l'amministratore indipendente deve essere per prima cosa consapevole di cosa significa tutelare la salute di lungo periodo dell'azienda, anche perché spesso in minoranza, adesso gli amministratori indipendenti stanno diventando molto più numerosi nei consigli, ci sono anche consigli di quotate importanti dove l'amministratore indipendente non è più uno solo verso 15, ma con numerosità molto più significative,
e quindi deve agire una leadership, una capacità di indirizzo dentro un consiglio che non è per niente scontata, perché si scontra a volte con interessi di breve periodo. Quindi il vero tema è come costruire consapevolezza, allenare capacità di leadership diverse, quindi un amministratore indipendente, e poi consentirgli di agire spontaneamente dei comportamenti in un consiglio che non sono affatto scontati. Per farlo abbiamo tutta una serie di iniziative dentro l'Associazione degli Amministratori Indipendenti. Una è abbiamo dei reflection group che normalmente creiamo apposta per approfondire dei temi, ce l'abbiamo creato, io lo coordino, l'abbiamo creato direi 7 anni fa ormai, quando abbiamo capito che tutto questo stava per arrivare. E tutto questo significa la necessità per un'azienda di pensare le sue strategie in maniera sostenibile per tutelare la salute dell'azienda nel lungo periodo. E quindi 7 anni fa abbiamo creato un gruppo di lavoro, di ragionamento, di approfondimento che fa degli esercizi, proprio si mette in palestra, per cercare di capire come un amministratore indipendente deve lavorare all'interno di un contesto relazionale difficile, perché potete immaginare che il consiglio di amministrazione di una quotata non è per niente un contesto facile da governare da un punto di vista relazionale, su temi, se volete, particolarmente sfidanti, su cui però, questo è molto interessante, se voi pensate alle stime che gli analisti che scelgono di comprare o di non comprare un'azione fanno del valore che gli elementi prefinanziari hanno rispetto a quelli finanziari, se 40 anni fa gli elementi finanziari valevano nella stima di un analista delle aziende principali in America, delle 500 Standard & Poor's, l'80% quelli finanziari, il 20% quelli non finanziari, oggi l'84%, quindi è totalmente più che ribaltato, del valore di un'azione, l'analista lo attribuisce agli elementi prefinanziari, quindi capitale sociale, capitale umano, l'innovazione e la capacità di rispettare o di generare nuove opportunità attraverso, per esempio, l'uso utile del capitale naturale. Quindi stiamo parlando di temi di strategia, stiamo parlando della trasformazione di un modello di business, di innovazione importante. Per farlo quindi l'associazione lavora con gli amministratori, lavora con tutta una serie di iniziative, lavora con un report che facciamo, che adesso con Consob stiamo facendo per la seconda volta. Quando è stata resa obbligatoria la normativa per la dichiarazione non finanziaria, abbiamo scelto di analizzare il tema non dal punto di vista di quante sono le dichiarazioni non finanziarie, quante no, questo era un tema utile ma non sufficiente in qualche modo, è la base del ragionamento. Quello che ci interessava capire è se e quanto la dichiarazione non finanziaria, così come nel 2007 Ferrero, quando fece il suo primo report di sostenibilità, viene fatta, viene usata solo come strumento per rispettare una legge, una normativa, o viene usata come occasione per ragionare, come fece quel gruppo di manager e il consiglio di amministrazione di Ferrero a suo tempo, ma ve lo dico perché ce ne sono altri di casi, ma quello è interessante, che 2007-2017, grande crisi, grande risultato finanziario su temi non finanziari connessi. Quindi quando sostanzialmente la dichiarazione non finanziaria viene usata come leva per generare una trasformazione del modello di pensare l'azienda, per far sì che il tecnico della catena di produzione di Volkswagen, l'ingegnere alto o medio che sia, al momento in cui gli viene posto, si pone il dubbio se andare per il risultato di breve nel mettere un certo device nel motore per ridurre la misurazione e i risultati di misurazione delle emissioni della sua macchina, oppure ragionare di quelle che sono le conseguenze che possono essere generate da quella decisione, sia consapevole nell'agire. Chiaramente, prima di tutti, chi deve essere consapevole è il consiglio di amministrazione. Allora abbiamo questo gruppo di riflessione, facciamo una ricerca sulla trasformazione eventuale, perché l'anno scorso
tutte le aziende che hanno fatto la DNF l'hanno interpretata come strumento di compliance, di rispetto della normativa, non come strumento di trasformazione. Siamo andati a studiare i piani strategici delle aziende oltre le DNF per cercare di capire se nel piano strategico veniva menzionata quello che è il tema principale di una DNF, che è l'analisi dei temi che possono generare valore di lungo periodo. Si chiama analisi di materialità tecnicamente, ma sostanzialmente chiede agli stakeholder e chiede al management se quali sono i temi che impattano sulla salute dell'azienda nel tempo. E nessuna delle aziende quotate o anche non quotate che hanno fatto la DNF nel primo anno di vita della DNF aveva nel suo piano strategico menzionato questa analisi. Cosa significa questo? Significa che chi fa la strategia, non chi fa la sostenibilità dell'azienda, ma chi fa la strategia ancora non ha questi strumenti in mano. Quindi il cambiamento, la trasformazione della strategia di un'azienda non è ancora cominciato ad avvenire. Vedremo quest'anno, l'analisi è in corso, vedremo tra qualche mese che cosa viene fuori. In parallelo facciamo una ricerca per capire quanto gli amministratori sono consapevoli e coinvolti e agiscono con comportamenti coerenti con quello che ci stiamo dicendo di decisione. Sono consapevoli l'84% degli amministratori. Se poi gli chiedi quanto il business sostenibile viene ragionato nel tuo consiglio, meno della metà ti dice che questo avviene. Quindi evidentemente di nuovo siamo in un'area di mera compliance e non di trasformazione reale, con un ritardo rispetto alle richieste degli analisti. Quindi bisogna avere, c'era qualcuno prima, credo proprio il direttore generale piuttosto che qualcun altro con cui che commentavamo prima, la necessità di accelerare. Questi sono cambiamenti che sono repentini, che sono improvvisi, e quindi le aziende devono essere molto più pronte, 2007 verso 2017, molto prima che avvenga il problema, devono essere in grado di vedere rischi e opportunità in modo diverso. Esiste anche sempre dentro nel community un gruppo italiano che è stato promosso dal World Economic Forum, di cui io faccio parte, per la governance sul clima in Italia nelle aziende. Stiamo cominciando a lavorare insieme al World Economic Forum su questo fronte, sempre per tirare su il livello di attenzione, di consapevolezza e di azione degli amministratori. Questo è un po' il quadro. Non facile, perché veramente il contesto non lo aiuta, però comunque sta cominciando, e infatti mi pare che questa ricerca della Bocconi lo confermi. Non c'è dubbio. Grazie Livia. Grazie Livia. Anche qui traiamo un paio di elementi molto interessanti. Un'associazione come questa, che riunisce persone che svolgono il loro lavoro all'interno delle aziende quotate secondo quella prospettiva e con quello spirito, mette su gruppi di riflessione per sviluppare attenzione anche su questi temi 7 anni fa, abbiamo capito bene. E dunque anche da questo punto di vista siamo già dentro una storia, non dobbiamo iniziarla in qualche modo questa storia. E colpisce anche l'altra cosa che hai detto, che si fa largo, seppure a fatica, seppure diciamo non con la velocità che magari vorremmo. D'altra parte, cambiamenti epocali non si fanno né in 5 minuti né diciamo in modo semplice e banale. Questo modo differente di porsi, che è un primo momento mi pare di acquisizione della consapevolezza della rilevanza di questi fattori non finanziari, di queste precondizioni, diciamo così. E dall'altro lato anche in alcuni casi, che sono quello che hai portato diciamo di Ferrero, ma ce ne sono altri come ci hai detto, in cui una situazione di difficoltà economica si trasforma in un caso di successo economico, nel momento in cui sulla logica del mordi e fuggi si afferma una logica che invece diciamo guarda un po' più lontano, guarda diciamo allo sviluppo della capacità di durare delle situazioni, delle organizzazioni, delle prospettive anche di redditività.
mettendo insieme evidentemente più cose. E quindi diciamo la somma di quello che abbiamo sentito da Anna e di quello che abbiamo sentito da Livia ci racconta di qualcosa che sta già accadendo in qualche modo, che non dobbiamo aspettarci che inizi da zero e che quindi noi stiamo, più che stimolando, stiamo in realtà provando ad accompagnare, perché oggettivamente il dato più forte che ci hai restituito è che è quel ribaltamento di percentuali nell'approccio degli analisti che orientano la dinamica dei capitali che cercano uno sbocco di investimento, per cui oggi i fattori non finanziari pesano per circa l'80%. Più dell'80%. Questo è il punto forte che viene fuori un po' dalle cose che ci hai detto, che oggettivamente disegna uno scenario di cui non c'è una diffusissima consapevolezza se non settorialmente. E in realtà però poi questo tipo di elementi hanno attirato l'attenzione, facendoci ricerca insieme sopra Consob, Net Community, ma in realtà poi c'è anche la ricerca pubblica che è attirata da questi temi anche nella responsabilità istituzionale, diciamo, di cui è portatore, perché poi un paese si racconta anche attraverso i numeri e certamente, diciamo, chi è più legittimato nel nostro paese a raccontare l'Italia e quello che accade in Italia anche dal punto di vista che a noi qui interessa è certamente Istat. Abbiamo con noi il presidente Blangiardo, perché mi sono accorto leggendo il Sole 24 Ore di qualche mese fa che anche loro hanno presentato un rapporto dopo aver fatto una ricerca, mettendo a fuoco alcuni aspetti che hanno a che fare da vicino con le cose, almeno quelle, diciamo, di taglio più generale di cui stiamo parlando. È così, presidente? Sì, intanto grazie per l'invito, sia a titolo personale che da parte dell'istituto. Il ruolo delle imprese per la sostenibilità è un elemento sul quale stiamo facendo ormai da un po' di tempo un po' di riflessione e che mi sembra molto in linea con i discorsi che sono emersi in precedenza. Naturalmente noi lo facciamo con i dati statistici che via via raccogliamo attraverso modalità e fonti diverse. Recentemente il sistema dei registri ci dà una grossa potenzialità da questo punto di vista rispetto al passato, e lo facciamo con una dimensione di imprese che, se proprio non è tutto l'universo, è certamente più ampia rispetto alla grande impresa di cui abbiamo avuto occasione di parlare poc'anzi. Ecco, io vi fornirò molto brevemente qualche dato, qualche riflessione che da questi dati emerge. Il punto di partenza, eccolo qua, sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, no? Tutti, immagino che molti di voi conoscano, sono 17 obiettivi. C'è stato già, l'Istat produce un rapporto, questo è il rapporto del 2019, quindi apertamente scaricabile e disponibile. Sono obiettivi di carattere ampio, all'interno dei quali però ci sono degli obiettivi specifici che fanno riferimento al ruolo che le imprese possono svolgere, quindi un ruolo chiave attraverso nuovi modelli di business responsabile, attraverso investimenti, innovazione, potenziamento della tecnologia, azione di partnership, cioè una serie di attività che l'impresa può fare per raggiungere e sviluppare questi obiettivi di sostenibilità. In particolare, tra i 17 obiettivi fissati complessivamente, ce ne sono 4 che in qualche modo coinvolgono più direttamente le imprese in un discorso di sostenibilità ambientale e sociale, perché non è solo una questione di ambiente, ma è anche una questione di sostenibilità di carattere sociale, no? Lavoro dignitoso, crescita economica, imprese, innovazione, infrastrutture, modelli di produzione e consumo responsabili, lotta al cambiamento climatico. Dietro a questi obiettivi ci sono 30 indicatori, quindi il metodo della statistica è quello di misurare, di raccogliere informazioni per avere dei termini di riferimento con i quali cogliere, monitorare l'evoluzione, il cambiamento, confrontare, verificare in che misura certe azioni, certi interventi poi alla fine possono risultare con effetto positivo. Un elemento che ci è sembrato interessante e che vale la pena di segnalare subito
è che sembra non ci sia trade-off tra sostenibilità e competitività. Cioè, insomma, in poche parole, non è che l'impresa sostenibile guadagna meno. Cioè, si può fare, anzi, si può addirittura ottenere meglio i risultati di carattere aziendale economico laddove ci sia attenzione agli elementi di sostenibilità nelle due dimensioni, diciamo, ambientale e sociale di cui parlavo poc'anzi. Quali sono le misure a cui si fa più facilmente riferimento? Adesso qui non sto a leggere cose che immagino possiate leggere voi stessi. Preciso che talvolta, intanto questo è il quadro per le aziende con almeno 50 dipendenti, quindi come dicevo non sono le grandissime, ma sono ancora solo una parte dell'universo complessivo. Diciamo che una parte di questi comportamenti sono, come dire, imposti dalle norme e quindi noi possiamo vederli come una scelta che ci fa piacere, beh, qualche volta però è una scelta che ci fa sicuramente piacere, ma che viene fatta anche perché c'è un elemento, che so, di sanzione piuttosto che di obbligo in qualche modo da rispettare, ma va bene, cioè facciamo di necessità virtù, quindi ci va bene lo stesso. Diciamo che questi sono gli elementi a cui c'è più attenzione dal punto di vista ambientale e questi sono gli elementi a cui c'è più attenzione dal punto di vista della sostenibilità sociale. Non so, l'attività di formazione, l'occupazione, il benessere lavorativo dei dipendenti, sono tutte cose che è anche facile capire che ci sia una relazione tra risultati in questo senso e capacità e potenzialità produttiva da parte dell'azienda, perché è chiaro che laddove le condizioni per i lavoratori sono condizioni, come dire, più favorevoli, percepite in modo favorevole dai lavoratori, e tanto più aumenta probabilmente la stessa produttività. Questa cosa l'abbiamo verificata, ci sono ovviamente dati anche più analitici, però questo grafico, che magari non è così immediato, però diciamo che è il sottoinsieme delle imprese che svolgono sostenibilità, quindi possiamo ritenere sostenibili in senso ambientale, in senso sociale, i percentili, cioè sulla scala delle ascisse, sono quelle che hanno via via in modo crescente capitale umano e dimensione, quindi hanno una struttura anche di un certo peso, di una certa importanza, e sull'ordinata c'è il risultato in termini di produttività del lavoro. Ebbene, si vede che al crescere della sostenibilità e anche in presenza naturalmente di condizioni culturali abbastanza favorevoli in termini di capitale umano e di struttura, il rendimento del lavoro è un rendimento crescente, quindi insomma il discorso di prima conviene e i dati statistici, i modelli statistici che utilizziamo sottolineano questo che noi abbiamo chiamato un premio di sostenibilità e quindi lanciano un messaggio che direi estremamente importante, perché fa capire che la sostenibilità non è solo un dovere in generale, un dovere sociale, un dovere civico, ma è anche un ritorno di natura economica. Quali sono le caratteristiche, il profilo, se volete, delle imprese che sono ritenute più sostenibili? Beh, qui forse dico cose che in qualche modo sono un po' scontate, però prendiamone atto, non è il vantaggio della statistica, anche quando dice le cose scontate, è che lo dice con dei termini di misurazione, anche quantitativi, e quindi che consente di capire la dimensione che assume l'affermazione che andiamo a fare. Età mediamente superiore, numero di addetti superiore, produttività del lavoro più alta, maggiore redditività, maggiore apertura alle esportazioni e alle importazioni, quindi al commercio internazionale, indice patrimoniale maggiore, rapporto capitale per addetto superiore ed esperienza del personale superiore. Cioè sono caratteristiche che si accompagnano, sono, potremmo dire, associate più facilmente a imprese che hanno fatto una scelta di sostenibilità. L'ultima considerazione che volevo fare è questa, e cioè, allora, abbiamo esplorato nei dati disponibili, nel sistema dei registri, nelle fonti, nelle informazioni che abbiamo, e siamo arrivati a mettere in evidenza questo tipo di situazione con questo quadro e credo anche con questo messaggio che io ritengo sia tutto sommato importante. C'è un'altra grande opportunità che è in corso, della quale non sono ancora in grado di darvi il resoconto, ma che in qualche modo anticipo. Allora, voi sapete che
c'è stato il censimento delle imprese. Il censimento delle imprese si è concluso, stiamo facendo tutta una serie di elaborazioni, i primi risultati usciranno a gennaio del 2020. Ebbene, il censimento delle imprese, che diciamo è diventato un censimento, noi lo chiamiamo continuo, poi non è proprio continuo tutti i giorni o tutti gli anni, perché è un po' triennale, ma diciamo che c'è rispetto a prima una periodicità più ravvicinata, e quindi la possibilità di disporre di queste fotografie in modo molto più ravvicinato per vedere come va cambiando il mondo che è oggetto di osservazione. Ebbene, per la prima volta all'interno del censimento delle imprese non ci siamo limitati alle normali, usuali, tipiche caratteristiche che si raccolgono in occasione di un censimento, ma abbiamo aggiunto anche questi elementi: l'informazione rispetto alle tematiche ambientali, all'uso delle risorse, all'economia circolare, alla sicurezza, cioè tutte queste informazioni che aggiungono un patrimonio di conoscenze. E vi faccio notare, essendo un dato censuario, ancora una volta è l'incontro tra un campione di 280.000 imprese e il sistema dei registri, quindi mettendo insieme queste due fonti, facendole parlare tra di loro, c'è la possibilità di costruire questa fotografia. E il vantaggio della fotografia è che nel momento in cui andiamo a raccogliere anche questo tipo di informazioni, noi avremo la possibilità di incrociare questo tipo di risultati con tutti i risultati di carattere strutturale delle imprese. Quindi non è solo qualcosa di limitato e che va a sottolineare questi aspetti, ma questi aspetti parlano, si coniugano e quindi ci forniscono informazioni e capacità di lettura, incrociandoli con tutti gli altri che normalmente un censimento mette a disposizione. Ecco, io credo che questa sia una grossa opportunità, è questione di poco tempo e avremo a disposizione questi dati, e penso che uno dei compiti dell'Istituto sia quello di valorizzare questo ricco patrimonio, di valorizzarlo anche in questo senso, in questa ottica e con questa lettura. Grazie. Grazie Presidente, io credo, diciamo, che con la forza e l'autorevolezza dei dati che la ricerca pubblica rende disponibili si possa accrescere la consapevolezza del valore anche e dello spessore del valore economico di un diverso modello di sviluppo, cioè del valore aggiunto che può essere sviluppato attraverso l'evoluzione verso un modello di sostenibilità che poi lei ha, e tu hai in qualche modo, diciamo, efficacemente riassunto nel punto di caduta finale, cioè la sostenibilità conviene. Evidentemente conviene perché dietro c'è una spinta culturale che va in questa direzione. Quello che abbiamo ascoltato prima a proposito del fatto che gli analisti adesso guardano prevalentemente in un'altra direzione piuttosto che nella direzione di prima, credo che abbia con la forza delle cose la capacità di spiegarci dove stiamo andando. Io ringrazio tutti voi tre per il contributo, diciamo, che ci avete fornito alla discussione che ora prosegue, e quindi intanto vi ringrazio. Grazie mille, Livia. Grazie. Poi ci risentiamo senz'altro. Grazie. E prego intanto però il direttore Giarratano, Mauro Bombacigno, Silvia Rovere e anche Daniele Frongia di raggiungermi qui sul palco. Noi però lavoriamo con Istat pure per il capitale naturale. Esatto. Molto interessante questo qua. Allora Silvia, accomodati. Daniele, mettiti lì. Spero che i cavalieri siano distribuiti, diciamo, nel modo giusto. Aspetta. In autogestione ormai. Esatto. Allora, proseguiamo nella direzione su cui abbiamo iniziato, parlando di economia, parlando di finanza privata in particolare,
e anche di finanza per certi versi legata al mondo delle organizzazioni che sono sovranazionali, comprese quelle, diciamo, che non sono espressione in senso proprio di entità statali. Lo vedremo poi nel caso di Daniele Frongia, che è qui nella doppia veste di assessore della Giunta di Roma Capitale, ma soprattutto di commissario governativo per la realizzazione della quota italiana dei campionati europei di calcio che si svolgeranno lo scorso anno. E poi scopriremo insieme a lui perché questo c'entra qualcosa con le cose di cui stiamo parlando. Ma volevo cominciare invece dal direttore Giarratano. Marilì Giarratano è direttore generale del Ministero dell'Ambiente, è a capo dell'altra direzione che lavora per il Comitato, insieme al Comitato, e il Comitato lavora con la sua direzione da ormai 6 anni per dare attuazione a una legge che distingue il nostro paese nel panorama continentale, perché l'Italia ha una legge focalizzata sul verde urbano, è la stessa che ha istituito il comitato che mi onoro di presiedere e che è stata un po' l'inizio di tutto. Io non nascondo che quando mi è venuta l'ispirazione per questa legge, di cui sono stato l'ispiratore, il materiale estensore, 2 episodi mi hanno colpito. Dapprima, essendo, diciamo, mezzo romano, mezzo milanese, l'episodio del maestro Abbado, che forse qualcuno qui ricorda, il sindaco Moratti al tempo tenta di sedurre il maestro Abbado, artisticamente parlando si intende, e dice: guarda, sono troppi anni che non suona alla Scala, torni a suonare, a dirigere alla Scala, chieda in cambio quello che vuole. E lui dà questa risposta straordinaria: voglio 100.000 alberi per Milano. A quel punto, diciamo, il sindaco si trova evidentemente in una situazione dalla quale non si può più tornare indietro, accetta la promessa pensando che fosse concretamente realizzabile. Poi le cose invece non vanno bene perché gli uffici, la burocrazia, cioè qualcosa non gira per il verso giusto, è costretta a dire ad Abbado che questa promessa non può essere mantenuta. E però quell'episodio mi ha lasciato, diciamo, una memoria fortissima. Quando dopo qualche anno sono sbarcato al Ministero dell'Ambiente, una delle prime cose che ho fatto, ho raccontato al ministro di allora: ti devo raccontare un episodio che mi porto dietro dagli anni milanesi, e l'episodio era questo. L'altro, come dire, che non ha forse questa potenza evocativa, però lo stesso è importante, ho memoria di qualcosa che risale a tanti anni fa, cioè una pubblicità dell'allora BNL, oggi BNP Paribas, che aveva lanciato una campagna un po' avveniristica all'epoca. Io avevo molti anni di meno, molti capelli in più, insomma tante cose erano diverse, e in cui sostanzialmente l'azione di marketing era: ci impegniamo a mettere a dimora, a spese di BNL, tanti alberi quanti sono i conti correnti che vengono accesi da nuovi correntisti, quindi ex novo. E anche questo, diciamo, questo ricordo mi ha sempre accompagnato, perché è uno degli esempi che ho fatto anche prima di integrazione, diciamo così, di politiche e azioni tipicamente aziendali con obiettivi che poi però, se messi a sistema all'interno di una cornice più ampia e non dispersi in forma spot qua e là, senza un disegno preciso, possono dare un contributo, perché si tratta a volte di numeri importanti, di decine di migliaia di alberi, alla realizzazione delle politiche di cui parliamo. Di questo parliamo da molto tempo con Marilì, e quindi volevo lasciarle la parola per in qualche modo dare il contributo di esperienza e di visione che è proprio della direzione di cui è a capo. Grazie Massimiliano, grazie per questo incontro di questo pomeriggio, questa apertura degli Stati Generali con delle relazioni credo veramente assai interessanti per tutti. Ho preso appunti e spunti perché i temi che sono stati già affrontati sono importanti anche in un altro versante, che poi dirò meglio, che è quello del rapporto sul capitale naturale, che noi per adempimento di una norma che era nel collegato ambientale, quindi la legge del 2015, svolgiamo a partire dal 2016 e
a breve uscirà, sarà emanato il terzo rapporto. Ma poi vi dico perché particolarmente è stato interessante, diciamo, il primo segmento di discussione. Allora, la legge 10, la legge appunto sul comitato del verde pubblico, ha avuto sicuramente come primo obiettivo quello di focalizzare l'attenzione su una tematica che spesso e nel tempo era stata vissuta in modo, diciamo, meno organico, e quindi il problema di come i comuni gestivano il verde pubblico, il tema già c'era stata la precedente legge, no, sulla la campagna di piantumazione degli alberi in relazione ai nuovi nati e tutte le problematiche di gestione che poi impiantare alberi, diciamo, significa. E per cui quando il comitato è nato e le politiche in quel senso sono nate, avevano più come focus le tematiche legate ai comuni, alla gestione del verde nei comuni. In questi anni ho l'onore di poter dire che ho partecipato a tutti gli stati generali dal primo anno in cui il nostro presidente se li è inventati come idea, e mi complimento perché quest'anno vedo che altre mete si aggiungono in questi stati generali itineranti, diciamo, per tutta l'Italia, e questa è una cosa veramente molto lodevole, perché poi limitare le iniziative al panorama di Roma e Milano non è, diciamo, corrispondente al mandato poi del comitato, che è, diciamo, un mandato più ampio, quindi complimenti davvero anche per lo sforzo organizzativo che è tutto sulle spalle del presidente, la direzione su questo non fa niente, quindi è tutto suo merito, e perciò ho piacere di dirlo oggi qui con voi. Quindi, diciamo, in questi anni, no, di attuazione, a partire proprio da quei primi stati generali del 2014, l'orizzonte e il perimetro di riferimento delle attività del comitato ha visto, diciamo, porsi in una logica crescente, logica che poi è stata ancor più potenziata quando sono stati con l'agenda 2030 definiti, e abbiamo visto prima la presentazione dell'Istat come il rapporto, no? La prima cosa che fa, mette in realizzazione, diciamo, la prima slide che abbiamo visto del presidente era lo stato di attuazione dei goals, e sul tema proprio dei goals della strategia, diciamo, dell'agenda 2030, uno in particolare, quello l'11, che non è stato citato prima perché è stato visto dalla logica delle imprese, ma dalla logica, diciamo, della dimensione pubblica, l'11 ha messo ancora più in risalto la necessità di modificare le azioni del comitato guardando ancora di più alla dimensione delle città, perché l'obiettivo 11 dice migliorare la qualità della vita delle città, e tra i facendo riferimento ai numeri sull'aumento di popolazione eccetera, un punto fondamentale diventa la capacità di aumentare il verde pubblico nelle città. Quindi non più in una dimensione, in una logica di gestione di un servizio all'interno dei comuni, in tutta la loro scala, da quelli più piccoli alle città metropolitane, ma come una leva in grado di migliorare la qualità dell'ambiente urbano, e su questo poi negli anni anche il rapporto di ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano ha sempre più dedicato spazio al capitolo sul verde pubblico, e anche conseguentemente le azioni del comitato si sono mosse in questa transizione che è ormai potentemente in atto. Sono molto d'accordo con quello che dici, non siamo più all'anno zero. L'anno zero forse è stato quando tu avesti allora l'idea di scrivere la legge che poneva, diciamo, la legge 10. Oggi siamo molto avanzati e secondo me il passo più importante l'abbiamo fatto con l'agenda 2030. Poi capire quanto i goals dell'agenda 2030 stanno interagendo sulle politiche sia dal lato delle amministrazioni pubbliche che dal lato delle imprese, questo lo andiamo capendo adesso che siamo quasi al primo giro di boa. Quindi, tornando al nostro discorso, una delle attività, diciamo, significative che il comitato sicuramente ha fatto è quello di lavorare su una strategia nazionale del verde urbano. Quando prima dicevi tu prima
Dice, si passa dai metri quadri agli ettari, non siamo più alle alberature che ci fanno tanto discutere sotto tanti altri punti di vista, anche come delibere, diciamo, nel comitato, ma siamo al tema dell'impatto di quello che il verde, diciamo, può rendere alle città. Per cui oggi parliamo di foreste urbane, periurbane, parliamo di servizi ecosistemici, ecco perché prima richiamavo il rapporto sul capitale naturale, cioè i servizi che la natura è in grado di rendere, dove si è visto che un apporto fortemente positivo può essere dato dalla capacità di catturare il carbonio da parte degli alberi e quindi in quella dimensione di inquinamento atmosferico che interessa fortemente le città. Avete sentito il mio collega prima, noi come Italia abbiamo due procedure di infrazione in questo senso, pesanti. Il tema del, diciamo, potenziamento delle misure sul verde all'interno delle città e in ambito periurbano sicuramente ha un peso, e in questo senso la strategia ha posto e ha individuato misure, linee, azioni. Chiaramente è uno strumento volontario che, diciamo, dal punto di vista normativo è stato reso dal Comitato, ma costituisce un orientamento importante, diciamo, e significativo. Quindi questo tema di collegare la qualità della vita alla presenza di politiche serie sul verde pubblico, anche rispetto al versante clima, quest'anno lo vediamo ancora di più. E sono andata a cercare, perché mi ha molto interessato questo tema della dichiarazione non finanziaria di cui diceva, no, diciamo, i relatori precedenti, sia al lato Consob sia gli amministratori indipendenti, e ho visto che una prima ricerca proprio sulle dichiarazioni rese, 194 imprese campionate, dice che almeno il 76% dei casi che sono citati in queste dichiarazioni riguardano l'obiettivo di contrasto ai cambiamenti climatici, e quindi in modo, diciamo, indiretto anche tutte le tematiche legate alla capacità di porre in essere progetti per implementare il capitale naturale nel versante di cui abbiamo detto. Il problema finanziario è un problema che sta alla base delle capacità poi di risoluzione, e quindi ben vengano, diciamo, riferimenti anche alle possibilità di trovare metodiche di finanziamento. Quindi io ho letto nella prima parte della relazione un valore importante, anche quello che diceva il rappresentante degli amministratori indipendenti, che l'84% della decisione degli analisti non guarda più agli aspetti finanziari ma guarda agli aspetti sociali, di sostenibilità. Questo vuol dire che siamo più avanti, che l'economia, la finanza è più avanti di noi dal punto di vista che la vediamo dal lato delle amministrazioni pubbliche, perché ha capito che c'è un appeal nel messaggio se ci sono contenuti, diciamo, dal punto di vista di miglioramento della qualità dell'ambiente. D'altra parte, io mi occupo di biodiversità sempre, ormai in tutti i contesti diciamo che dove la biodiversità è meglio conservata e preservata migliore è la qualità della vita. Le questioni non sono, diciamo, indipendenti, ma sono strettamente connesse. Quindi, diciamo, vedo con molta, diciamo, mi fa molto piacere che ci siano anche queste alleanze al di là di quelle che sono i perimetri che noi possiamo pensare, e il fatto che oggi il nostro ministro sia impegnato e non può essere qui presente è anche legato a questo decreto clima che impegna circa, adesso mi sono segnato il numero perché non voglio dire cose sbagliate, ma le risorse che sono state individuate sono 15 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021, proprio con un articolo specifico che è, come dicevamo, l'articolo 4, per la creazione di foreste urbane e periurbane. Quest'idea nasce proprio dalle applicazioni, da quello che abbiamo visto sia nei primi progetti sperimentali di analisi dei servizi ecosistemici, sia con il rapporto sul capitale naturale e quindi quanto la biodiversità possa essere in grado di avere effetti positivi, e sia in una cornice più ampia a livello globale di quello che il verde può portare nelle città,
anche in termini di, come ci siamo occupati in altri stati generali, di sicurezza per i cittadini, di diciamo poliedriticità del valore, perché hanno un valore culturale, per i servizi ricreativi, di inclusione sociale e via dicendo. Quindi quando si parla di verde e di natura, anche nella dimensione delle città, diciamo, questo viene ulteriormente esaltato, e anche nelle raccomandazioni dell'ultimo rapporto c'è una raccomandazione dedicata al fatto di implementare sempre di più le azioni di, diciamo, miglioramento dell'infrastruttura verde nelle città, proprio perché sia in grado di avere poi dei risultati positivi nel breve, medio e lungo periodo significativi. Quindi speriamo che questa norma poi possa trovare il suo coronamento nella legge, diciamo nell'approvazione finale, sta facendo il suo percorso, però insomma sono elementi significativi di una transizione, come dici tu, in atto, su cui non credo, anzi spero che si vada sempre più avanti in questa direzione, anche perché, come abbiamo visto anche all'ultimo summit sul clima che c'è stato a New York, non ci sono tante chance. O si trovano, diciamo, degli accorgimenti, o si trovano, altrimenti non lasceremo nessun pianeta a chi verrà dopo di noi. Quindi grazie Massimiliano per la tua attività, e grazie a tutti i componenti del comitato, qualcuno ho visto essere in sala, però ti prego di estendere questi ringraziamenti a tutti i componenti del comitato, perché è un lavoro molto significativo quello che svolgete in assenza, diciamo, di una struttura organizzativa più idonea, e lo dico da direzione che in qualche modo dovrebbe garantire il supporto, però diciamo, come sempre, le leggi si fanno senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e quindi questo significa costo zero, insomma non è semplicissimo, ecco, no. Per cui ecco, maggior merito a tutte le iniziative. Grazie a te. Io, prima di passare alla parola ai relatori successivi, volevo pregare il direttore Tarquinio, il direttore del quotidiano, a venire, di darci un suo flash. Ha fatto un po' i salti mortali per venire da Milano e adesso tra poco deve lasciarci di nuovo. Però il direttore Tarquinio dirige un giornale che in questo tornante della storia è fra quelli che dedica il maggiore spazio e la maggiore attenzione alle questioni di cui ci stiamo occupando, in particolare alle politiche del verde urbano, alla luce anche di sollecitazioni molto autorevoli che nell'ultimo periodo hanno come dire, tracciato un po' la strada da seguire, che voi avete prontamente raccolto. È così, direttore? Beh, diciamo che buonasera, intanto per ben trovato, sarò rapidissimo perché avete persone molto più preparate e importanti di me da ascoltare. Vi dico, un quotidiano che si occupa da 50 anni di queste tematiche. Certo, dal 2015 in qua, dal Laudato Si di Francesco, le cose sono accelerate per tanti. Per noi, diciamo, ci si è sgombrato il cammino. Tenete conto che io sono originario di Assisi, quindi, come dire, con la Laudato Si con Francesco ho una cognazio, una concittadinanza nativa, quindi sono da 10 anni direttore del giornale, uno dei temi che ho posto al centro della nostra azione. È molto importante questa fase, perché è una fase nella quale, come abbiamo sentito già dagli interventi che si sono succeduti, ho ascoltato con estrema attenzione, si sta rompendo uno schema di gioco, che è lo schema di gioco che ci ha portato a contribuire in maniera così pesante alla fase di peggioramento delle nostre condizioni di vita nei luoghi di vita. E quando parlo di peggioramento mi riferisco a come viviamo nelle nostre città e come stiamo abbandonando pezzi dei luoghi di vita nostri, tradizionali. L'abbandono delle zone montane, delle zone di campagna, la disurbanizzazione, diciamo così, è un termine forse improprio, la museizzazione di una parte del territorio di vita nei nostri paesi è un problema grande, tanto quanto della corretta gestione delle grandi aree urbane che abbiamo davanti. E lì abbiamo una sovrabbondanza di verde. Sappiamo che nel secondo dopoguerra siamo passati gradatamente a arrivare a oltre un terzo della superficie boschiva del nostro paese, è soprattutto lì
Quindi l'idea delle foreste urbane è un'idea per riequilibrare rispetto ai luoghi di vita nuovi che ci siamo dati in maniera più massiccia. Però non dobbiamo perdere di vista che le due cose devono camminare insieme. E qui c'è una sfida grande anche per il mondo delle aziende, delle imprese, perché rendere sostenibile la vita delle persone nei luoghi più periferici, altro tema caro tra l'altro Papa Francesco, nei luoghi di periferia, significa equilibrare, dare un equilibrio a tutto il nostro organismo sociale e ambientale. Significa curare il territorio, rendere più sicura la vita anche nelle città. Sappiamo che cosa si scatena nelle città a ogni pioggia torrenziale, quando dalle zone più elevate, dalle zone non più abitate, non più presidiate e custodite dagli esseri umani, arrivano nei grandi agglomerati urbani, quello che abbiamo visto in questi giorni. Io sono stato a Genova, a Firenze, proprio mentre infuriavano i temporali per la giornata dell'ufficio, e l'ho visto in presa diretta. Quindi la sfida è grande, impellente, ci vuole a tutti. Uno che fa il mio mestiere deve riuscire a farlo capire il più possibile alla gente, portando elementi, sfatando miti, rompendo anche, no, precomprensioni che rischiano di esserci. No? Abbiamo sentito il caso da Ferrero con l'olio di palma, non c'è un qualcosa sia un male assoluto. Ci sono anche mali assoluti purtroppo nella storia degli uomini e delle donne, però in quelle questioni che stiamo parlando c'è un modo corretto di usare tutto. E quando dico un modo corretto mi riferisco all'aspetto del rispetto delle piante, contro la deforestazione, ma anche al rispetto degli esseri umani che lavorano in quelle condizioni. Un'ecologia integrale è un'ecologia che tiene insieme tutti gli elementi, non mette l'uomo da una parte come se fosse il problema. Questa è parte purtroppo della politica di questi tempi, che considera gli uomini i problemi, gli uomini e le donne. Gli uomini e le donne sono la soluzione dei problemi, anche quando fanno impresa così. Una grande lezione ci sta venendo dagli Stati Uniti d'America. L'America di Donald J. Trump è un'America che non ha cuore, diciamo, l'ha dimostrato in tutti i modi possibili, la questione ambientale. Eppure sta accadendo che dall'America non sta arrivando CO2 in eccesso aggiuntiva. Si stanno mantenendo le emissioni. Perché? Perché le grandi major stanno facendo scelte diverse da quelle che una politica dissennata sta indicando loro. Fanno scelte diverse perché per merito nostro, certamente dei manager, ma anche dei cittadini che votano col portafoglio, come dice Leonardo Becchetti, uno degli economisti che scrivono per Avvenire. Votano col portafoglio e inducono l'azienda a fare le scelte più corrette, a comunicare scelte più corrette. Io mi auguro che tutte siano scelte corrette fino in fondo. Qui serve la vigilanza e qui serve la capacità degli stati. In America non c'è, devono far tutto da soli. In Italia abbiamo una condizione diversa, dobbiamo renderla ancora più virtuosa per continuare su questa strada. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Resta il fatto che in America l'economia, le aziende stanno facendo quello che la politica non indica, non tutta la politica, almeno quella che ha la cloche del potere in questo momento. È una grande lezione anche per noi, vuol dire che si sta interiorizzando la questione al di là del rischio delle precomprensioni, tutto quello che ho accennato poco fa. Non voglio farla più lunga. I giornali servono a crescere consapevolezza, devono dire anche quando sono scelte giuste da parte dell'amministrazione pubblica, non sempre accadono. Ho l'avventura di vivere fra Roma e Milano, frequento spesso Torino, ero a Torino 10 giorni fa per l'apertura di un percorso legato proprio ai temi di cui state parlando, di cui parlerete degli stati generali, con centinaia di studenti delle scuole torinesi. Lì c'è un'amministrazione pubblica che sta avviando un progetto da decine di migliaia di piante in più nella città. Vivo spesso a Roma, è uno dei due poli del mio lavoro. Mi auguro che Roma, che ha un patrimonio di verde urbano straordinario, sappia presidiare le sue strade. La strada dove io vivo è una strada che ha visto ridotto a un terzo la presenza di alberi negli ultimi due anni. Quindi vuol dire che c'è un problema che si sta accentuando e che va interpretato. So bene che quando lo Stato dice aiutiamo i comuni e le realtà locali a mettere più alberi, poi dopo non c'è il costo solo per piantarle, c'è il costo di esercizio e di manutenzione, esatto, che diventa quello oneroso. Ma qui si può trovare la leva, lo Stato sappia mettere in moto le leve e sappia valorizzare ciò che la società civile sa fare attraverso l'azienda, ma anche attraverso le reti di cittadinanza. Perché io lo vedo in tante parti del nostro paese, c'è anche una gestione del verde pubblico con la cooperazione attiva di gruppi di cittadini. Questo è far leva,
e da direttore del quotidiano Ispirazione Cattolica sono di quelli che si battono per dire che c'è un concetto di pubblico che non è sinonimo di statale e neanche solo di comunale, anche se il comune è la dimensione della concittadinanza, della cittadinanza condivisa, del lavoro comune, appunto comune per il bene comune. Questo è quello che mi sento di dire. Grazie. Al Presidente Atelli che ha insistito perché partecipassi sia pur brevemente a questi lavori. È un processo a tappe, vi auguro successo fino ad arrivare al traguardo, che far crescere la consapevolezza di quelli che hanno un po' della cloche che ci aiuta a guidare questo processo. Grazie. Chiedo scusa, ma ho anche un giornale da fare, sono brutali. Beh, il direttore, diciamo, mentre si allontana, però ci lascia con tre considerazioni molto rilevanti, e certamente lo slogan della sua presentazione potrebbe essere fare sostenibilità votando con il portafogli, come ricordava prima citando il professor Becchetti, che mi sembra in qualche modo una sintesi molto efficace della traiettoria che stiamo seguendo. Dall'altro lato citava il caso di Torino, domani mattina gli Stati Generali proseguono appunto a Torino con la giunta Appendino, perché stiamo facendo con loro un lavoro di attuazione di un protocollo d'intesa stipulato un anno e mezzo fa, stanno passando, diciamo, alla fase attuativa con numeri ambiziosi che sono quelli che il direttore Tarquinio ricordava poco fa. Adesso io vorrei cedere la parola a Silvia Rovere. Silvia Rovere ci ha raggiunto, no, ma ti devo cedere anche la postazione, le cederò oltre che il microfono, esatto, anche la postazione, però ci tenevo prima a presentarti. Silvia Rovere è anche lei qui con un doppio cappello, perché allo stesso tempo presidente di Asso Immobiliare, che è una sigla che riunisce esponenzialità di un mondo che trova la sua espressione più forte e più viva all'interno dei contesti urbani, nelle città che sono state inventate per farci vivere la gente, dove quindi il tema è quello della qualità del vivere, e certamente il tema della qualità del vivere è toccato molto da vicino dalle politiche del verde urbano per le tante ragioni che abbiamo ricordato sino ad ora. Dall'altro lato però in Morgan Stanley si occupa di investimenti che seguono una traiettoria per certi versi parallela rispetto al suo impegno in Asso Immobiliare, e però alla fine da questo secondo lato ti occupi più sempre di trovare un canale e uno sbocco a capitali che cercano soluzioni sempre più orientate nel senso preferito dagli analisti, chiamiamolo così, dopo quello che abbiamo sentito prima da Pier Mattei. Silvia, ti prego. Scusa, mi sposto anche tutto. Questo con i nostri potenti mezzi. Sì. Ok, sì. Allora, buonasera a tutti, grazie ancora per chi è presente. Oggi sono tematiche complesse, ma come già stato detto da chi mi ha preceduto, meritano di essere anche analizzate nei loro risvolti complessità, per non banalizzare temi fondamentali per il futuro di tutti noi. Lasciatemi prima di tutto ringraziare per l'ospitalità il Ministero dell'Ambiente, i suoi rappresentanti, dottoressa, grazie per questo evento oggi, e lasciatemi ringraziare il Presidente amico Toratelli per tutto quello che fa, non solo in occasione di questo evento ma costantemente, per un tema che a me personalmente molto caro. Tra l'altro io vengo da una di queste vallate in montagna soggette, come è stato detto poco fa, a purtroppo abbandono, quindi conosco bene il tema, però ho vissuto dai 19 anni in poi tutta la mia vita in grandi città italiane ed europee, quindi conosco bene cosa voglia dire occuparsi di un tema da una prospettiva o dall'altra. Allora, voglio riprendere, per dare un contributo e spero sia di interesse, alcuni temi che oggi sono già stati toccati. Secondo me anche con, se posso,
un ulteriore, spero riuscirci, messaggio ottimistico su quelli che possono essere i trend futuri. Sì, ma guarda, penso di riuscirci perché, perché si è parlato molto ed è sacrosanto del fatto che c'è un movimento, diciamo, dal basso che grazie a un'evoluzione culturale positiva data anche dall'educazione alla sostenibilità che viene fatta, per cui una, e che impatta sull'offerta, ossia, mi spiego meglio, quando noi diciamo che le imprese tendono ad adottare i famosi criteri ESG, dove poi l'abbiamo dato per scontato, ma forse non è stato detto, la I sta per Environment, la S per Social e la G per Governance, e quindi tutto ciò che ha impatto sull'ambiente, sulle persone nel modo più allargato, quindi anche la questione dei diritti umani nel senso più largo, e sulle modalità in cui vengono governati i fenomeni sociali. E quindi sono, l'ESG è veramente molto più ampio della sostenibilità, che pure è già un concetto assolutamente importante. Allora, noi abbiamo parlato del fatto, ed è assolutamente vero, che spontaneamente, quindi in virtù di un'autoregolamentazione, poi il commissario Genovese ha parlato molto anche di un aspetto di regolazione, regolamentazione del mercato che obbliga le imprese, però limitatamente a quelle quotate, a dichiarare è stato detto prima, i non financial indicator. A me già trattarli con la negazione mi dà un po' di prurito, vorrei invece definirli in senso positivo e non per dire non è financial, o come dire quasi che sia di serie B. Non mi piace, mi piace molto più la definizione internazionale che ESG li qualifica, no? Però a parte questo aspetto lessicale che forse il regolatore ha un po' trascurato, il dichiarare quelli che sono i criteri, i contributi e gli obiettivi che le singole imprese perseguono dal punto di vista ESG è sicuramente un fattore che crea reputazione come tale e attrattivo, e siccome gli investitori, tra cui anche tutti noi, anche i risparmiatori, sono sempre più sensibili a questi aspetti, ovviamente le aziende, soprattutto quelle più grandi, più attente a fattori di comunicazione, di responsabilità sociale in senso lato, si stanno attrezzando, e questo è estremamente positivo. Però se fosse solo un movimento dal basso, come sempre capita, ci si arriverebbe nel tempo forse con troppo tempo rispetto a quello che è invece necessario che sia, perché alcune imprese, soprattutto di grandi dimensioni, hanno anche la possibilità e capacità e si attrezzano per farlo, altre vorrebbero, ma magari non ne hanno le risorse, altre non ne hanno proprio la sensibilità. Dobbiamo essere anche molto realisti su questo, e quindi soprattutto in un paese che è fatto di pochissime società grandi e quotate e di moltissime società piccole e medie che magari hanno altre problematiche di investire nella ricerca, cioè non sto dicendo che non abbiano la mentalità, ma magari hanno altre priorità. Quindi ci sarebbe il rischio che sia un movimento lento, no? Partito negli Stati Uniti, non a caso appena stato detto, dove peraltro ci sono molte più grandi aziende negli Stati Uniti, l'autoregolamentazione di queste grandi corporation fa sì che stanno assolutamente ignorando, per fortuna, le politiche del loro presidente, e le big corporation stanno attuando i protocolli come se non fossero mai stati dismessi, e questa è una gran cosa. Però, e vengo al punto per cui volevo darvi anche questa buona notizia, non so quanto si sappia che la regolamentazione europea, poi devo leggere un passaggio per essere precisa, in realtà sta facendo, nell'ottica ovviamente del 2020-2020, che già sappiamo non essere stato raggiunto come obiettivo, ma comunque per effettivamente attuare una regolamentazione che sia tra l'altro immediatamente operativa negli Stati membri, quindi prescinde dalle volontà poi di recepimento dei diversi Stati, nell'ottica appunto di accelerazione, e viene detto molto chiaramente, cosa sta facendo l'Unione Europea? Sta emettendo dei regolamenti che incidono non tanto sull'offerta ma sulla domanda degli investitori, in maniera tale per cui non è più lasciato alla sensibilità delle aziende o degli investitori decidere se operare o meno con criteri ESG, ma diventa assolutamente cogente e obbligatorio per tutti. Allora, e questo quindi è veramente disruptive, e poi ve lo dico anche col cappello, lo metto un attimo, di Morgan Stanley, che
una delle più grandi banche di investimento mondiale, e non è né una charity né qualcuno che opera prevalentemente con lo scopo di migliorare, certo, l'ambiente, lo possiamo dire, cioè, per quanto anche noi ci teniamo moltissimo. E quindi nel dirvi magari che impatto ha su di noi, forse riesco a convincervi che questa cosa è vera sul serio, no? Quindi dicevamo, quindi vengo da quelli che sono i consultation paper di ESMA e di EIOPA in materia di investimenti sostenibili, che però sono consultation paper che diventeranno operativi l'anno prossimo, quindi la consultazione è già finita, e quindi da qui in avanti tutti sono stati consultati e si entra nella operatività. Quindi, come dicevamo, no? Qui è scritto in maniera molto chiara, prima si aveva un'offerta di prodotti di investimento sostenibile che includono riferimenti a fattori ambientali, sociali e di governance, che si è sviluppata spontaneamente, e questo era proprio il tema. Adesso, qual è il passaggio successivo? No? Maggio 2018, quindi l'anno scorso, la Commissione ha presentato un pacchetto di misure che danno attuazione agli obiettivi delineati nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, e che si articolano in due proposte, ve le leggo perché voglio essere precisa. La prima, che è altrettanto importante per evitare che tutta la questione di cui trattiamo oggi diventi molto marketing e poca sostanza. Primo, definire una tassonomia contenente criteri armonizzati per stabilire se un investimento è ecosostenibile, vale a dire a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili, ossia che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di obiettivi ambientali, che non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali, che è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia. Le attività che soddisfano tali criteri saranno individuate progressivamente tenendo conto delle pratiche e delle iniziative del mercato e con l'ausilio di un gruppo di esperti a fine di fare chiarezza sulle attività considerate ecosostenibili per consentire agli operatori economici e agli investitori di prendere decisioni più informate. Guardate, la tassonomia non è una roba banale, perché se no lo decido io se sto facendo green o no, no, quindi è fondamentale. Secondo, e guardate, questo che vi sto dicendo è una riga, ma è quello che stravolgerà assolutamente il mercato, lo sta già facendo: disciplinare le modalità con cui gli investitori istituzionali integrano i fattori ESG nel loro processo decisionale e ne informano i clienti. Detta così, no, se uno la legge dice che abbiamo detto niente, non disciplinare modalità con cui integra i fattori, no, invece guardate questa riga qua su cui noi stiamo facendo ore e ore di formazione, è in realtà una cosa disruptive, come si usa spesso dire. Perché? Perché noi gestori e gli investitori che scelgono noi per gestire i loro capitali siamo obbligati a dichiarare con quali modalità, cioè non è se, ma con quali modalità integriamo, quindi tanto viene dato per scontato che lo facciamo, e dobbiamo dichiarare come. La norma poi, per come è scritta, è anche in questo caso nel senso di comply or explain, perché non è che puoi obbligare fisicamente un gestore a metterlo in galera se non lo fa, però comply or explain è una alternativa teorica, perché chi non comply non può spiegare quello che vuole, ma verrà rigetto dal mercato. Quindi tutte noi case investimento, che abbiamo o non abbiamo questa sensibilità, saremo obbligate a farlo. Siccome diventerà obbligatorio, e lo faranno tutti, per competere dovremo farlo meglio degli altri, quindi in maniera sempre più sostanziale e credibile. E guardate che cosa molto diversa dire l'azienda obiettivo per essere più attrattiva nei miei confronti cerca di adempiere. Sono io che posso andare a cercare solo quell'azienda lì, e siccome i capitali li ho io, tutto il mercato a sua volta che vorrà essere oggetto di investimento si deve adeguare. E perché dico che è molto più importante questo di la regolamentazione, diciamo, dal basso sull'offerta? Ma è molto semplice, perché se questo succede, e siccome nessuno vuole essere fuori mercato, significa che questo non riguarderà più solo società quotate e grandi società, ma chiunque voglia essere oggetto di investimento, soprattutto in un momento in cui tutta la normativa europea e un po' finalmente anche quella italiana sta favorendo i veicoli di investimento PIR, EUVECA, ELTIF,
che trasferiscono risparmio dal settore privato all'economia reale. Ma allora questo vuol dire che si va verso l'economia reale anche delle società non quotate, ma ragazzi sono la stragrande maggioranza del mercato, perché sennò quella roba là era molto bella, ma parliamo dei soliti Eni, Enel, banche, assicurazioni, benissimo, ma sul PIL italiano, con tutto rispetto, ecco. Invece questo significa che tutti gli investitori, finanziatori che investano in società private, in società quotate, non in società, perché guardate che oggi abbiamo parlato solo di società, ma dove sta il contributo più critico sui danni all'ambiente? Infrastrutture e immobili. Oggi non le abbiamo neanche citate, io come assomiglia mi sento invece molto responsabile di dirlo. Guardate che nelle città il contributo all'inquinamento dato dall'impatto degli immobili non ovviamente ottimizzati dal punto di vista dei consumi è straordinariamente alto anche rispetto a quello delle industrie, no? Che quando diciamo che la concentrazione di inquinamento nelle città, guardate, nel centro di città non è che si produca granché, ma si produce molta CO2. Cos'è? Sì, le auto, ok, ma di più ancora gli immobili, più delle auto e in prospettiva sempre di più. Quindi il fatto che tutta la normativa obblighi l'investitore quando fanno scelte di investimento in imprese, in infrastrutture, guardate che quelle infrastrutture sono le più delicate, noi stiamo creando dei gruppi all'interno di Morgan Stanley per analizzare i rischi connessi con gli impatti ambientali quando finanziamo infrastrutture. Pensate agli oleodotti e le dighe. Guardate, cioè, dire che io non mi occupo più solo dei financial, ma dell'impatto sociale e ambientale. Questi, allora, molti paesi hanno temi di sfruttamento del lavoro minorile, non parliamo poi dei diritti dei lavoratori dal punto di vista sindacale, perché social vuol dire anche questo. Non li diamo per scontati qua perché siamo in Europa, ma nella stragrande dei paesi del mondo anche i temi sindacali sono un tema che riguarda di investimento, e potete immaginare cosa significa stimare i rischi reputazionali connessi allo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi l'impatto è straordinariamente più ampio ed è ormai, come dire, non si torna indietro. Il warning che io do, perché penso di aver quasi esaurito il tempo, è però un altro. Questo farà sì che i capitali sceglieranno e dovranno scegliere in base a questi criteri. Bisogna poi però che veramente ci si attrezzi per soddisfarli. E in questo paese io sono abbastanza fiduciosa del fatto che le imprese si adegueranno, perché le imprese, anche piccole italiane, hanno sempre avuto la capacità di una grandissima flessibilità ai cambiamenti, e credo che gli imprenditori, anche di piccole aziende, comprendendo questa opportunità, sapranno orientarsi in maniera positiva. Peraltro molte aziende ce l'hanno già nel DNA, non è che solo le grandi aziende si occupano di questi temi. Sono molto meno fiduciosa, vengo invece a un tema che mi sta molto caro, sul fatto che invece dal punto di vista, a parte le infrastrutture, che il paese già ha sicuramente dei bisogni, ma è molto infrastrutturato per quanto riguarda le grandi infrastrutture a impatto ambientale, poi si può discutere a lungo sul come devono essere mantenute, però non c'è tanto un tema di nuove infrastrutture, per quanto in mia parte c'è, ma sul patrimonio immobiliare delle città, e abbiamo detto prima dei dati che mi permetto anche di aggiornare, non siamo a 55, ormai a 55% della popolazione che vive nelle città, e saremo soprattutto al 68% dati ONU nel 2050. Quindi questo trend lo dobbiamo prendere per acquisito. Allora, metto in ordine i fattori: città italiane che non sono delle megalopoli, non vogliamo consumo di suolo, siamo tutti d'accordo, quindi sedime rimane quello, la popolazione aumenta, credo che ci sia solo un risultato di questa equazione, densificazione, che un termine che non piace, in realtà che si porta dietro, se gestita in maniera visionaria, una grande opportunità di liberare spazio per, e ci sono arrivata, il verde pubblico. 20 minuti, ma ci sono arrivata. Si aspettava mezzo. Sì, però guardate, è tutto collegato, perché nelle città lo spazio pubblico verde, poi qualcuno magari non sarà d'accordo, ma io credo di poter dare molti esempi di rigenerazione urbana che si è già fatta in altre capitali, si libera solo a condizione di poter mettere mano a grandi progetti, perché se no
e va benissimo lo stesso, interveniamo sull'ottimizzazione delle performance energetiche dell'edificio esistente, sperando che sia un edificio che lo consente, perché ricordiamoci che l'edilizia popolare pubblica che risale agli anni 50, in alcuni casi a Milano abbiamo un quartiere Haller che è stato fatto a cavallo della guerra, immaginate il cemento armato usato tra il 47 e il 53, no? Voglio dire, cioè, ve lo lascio immaginare. Allora, se questi quartieri li possiamo rigenerare, nel senso di mantenere gli edifici che ci sono, va benissimo anche queste politiche di rinnovo degli incentivi sulla efficienza energetica che consentono alle singole famiglie di allocare la sua vita. Ma la vera rigenerazione urbana, quindi non del singolo riqualificazione dell'edificio, ma rigenerazione di interi ambiti, tra cui delle periferie dove non c'è quasi più nulla da salvare, e con l'opportunità invece di moltiplicare l'impatto verde, passa necessariamente per progetti di grande respiro, che sono quelli, tanto per fare un esempio, che a Parigi sono stati fatti col progetto Le Grand Paris, che ha realizzato 10 interventi su periferie di grandissime dimensioni, milioni di metri quadri, che hanno moltiplicato il verde, perché cosa si fa? Ovviamente si lavora in altezza e si libera spazio da restituire a verde. Perché guardate che il verde pubblico è certo che fa molto piacere che ci siano investimenti anche da parte del pubblico, ma il grosso del verde pubblico che si va a creare nelle capitali in questo momento è inglobato in grandi progetti finanziati da capitali privati che con quelle regole lì saranno sempre più interessati a farlo. E allora tu liberi milioni di metri quadri e gli interventi che si fa sul verde pubblico, altro che 15 milioni, possono essere veramente di tutt'altra ordine di grandezza. Per fare questo cosa serve? Delle amministrazioni illuminate. La competizione non più tanto fra stati ma fra città. Alcune città lo capiscono e favoriscono questo, altre città rimangono molto ancorate ai loro modelli di sviluppo tradizionali, quindi molto, come dire, di fine ricucitura, non voglio usare altri temi che potrebbero sembrare, ma si perdono l'occasione di questi progetti urbani che consentono invece di ripensare l'urbanistica, incluso il verde, che è fondamentale, in modo estremamente più inclusivo, socialmente, vuol dire, soddisfacente da tutti i punti di vista, perché oltre al verde arrivano i servizi che oggi non ci sono nelle periferie, erano quartieri nati o per fare i dormitori o per fare dei distretti di uffici che ormai sono del tutto decaduti. Quindi il nuovo modello dell'urbanistica che prevede un mix di funzioni e una grande presenza di aree verdi richiede un approccio e una visione da grandi progetti urbani. Questo è un qualcosa che in Italia si è visto ancora poco, che altri capitali stanno facendo. Io spero che grazie a questa grande disponibilità di capitali che deriverà da questa regolamentazione ci sia veramente volontà di andare in questa direzione. Io ho concluso. Dobbiamo riavvicinarci di nuovo. Ah sì, scusami. Permesso. Beh, devo dire, si è capito perché ho chiesto a Silvia di essere qui con noi, perché non solo sa le cose ma sa come dirle, è di rara efficacia e chiarezza, e senza regalarti nulla. No, grazie, lo so. No, è evidente, diciamo, che alcune delle cose che ha detto sono centrali, che la sfida è fra le città e non fra paesi o fra nazioni o fra stati. È senz'altro vero che gli spazi urbani che possono crescere all'interno delle città sono gli spazi urbani all'interno di grandi operazioni immobiliari. Ce ne sono alcune già in atto, penso a quella sugli scali ferroviari milanesi, che è un'operazione di grande estensione, cioè di area vasta, non è una porzione, una piccola porzione di città evidentemente quella interessata, e anche quella anticipazione che in qualche modo ci hai fatto sui documenti europei che si stanno via via trasformando in qualcosa di più denso e cogente,
ci restituiscono il senso di un processo di cui oggi abbiamo raccontato quello che alla fine è uno stadio attuale, ma che evolverà con naturalezza in qualcosa, diciamo, che con la forza delle cose, chiamiamolo così, spingerà capitali che sono alla ricerca di una destinazione verso gli sbocchi che sono quelli, diciamo, all'insegna dello spirito che ha aleggiato in tutta la nostra discussione. Ragioni di tempo mi costringono, Mauro, a chiederti ancora un supplemento di pazienza, perché devo liberare Daniele Frongia, che è oltre che un caro amico è l'assessore allo sport della Giunta Capitolina, però qui oggi è soprattutto, diciamo, con indosso l'altro suo cappello, quello di commissario governativo per la realizzazione della quota italiana degli europei di calcio, che vi domanderete cosa c'entra con quello di cui stiamo parlando. C'entra perché questa diffusa consapevolezza crescente che si sta sviluppando in ambiti differenti ha contaminato anche organizzazioni, come vogliamo chiamarle, sovranazionali, che organizzano eventi di rilevanza planetaria o almeno continentale, che si sono posti il problema di andare oltre la singola partita di calcio. Gli europei, come i mondiali, sono diventati in realtà un progetto all'interno del quale c'è il calcio, ma c'è anche molto altro. E quindi si disegnano delle strategie, dei percorsi, dei processi che in qualche modo anticipano la manifestazione e vorrebbero anche avere l'ambizione di lasciare un segno dopo che la manifestazione è finita. Daniele, cosa ti ha proposto UEFA a proposito degli europei da realizzare a Roma, perché la quota italiana è tutta una quota romana, sono 4 partite del prossimo anno, nell'ambito del pacchetto generale, raccontaci. Sì, prima di rispondere direttamente, visto che sono qui con ben 3 cappelli. Ah, c'è un terzo. Due minuti, intanto ringraziando il Presidente Atelli e l'intero Comitato di Sviluppo del Verde Pubblico e il Ministero dell'Ambiente per l'Ospitalità. Un invito molto gradito per i temi trattati, molto importanti, per il livello altissimo degli altri relatori e per la presenza di voi tutti. Quindi ringraziarvi, e scuso perché al termine dovrò rientrare urgentemente in Campidoglio. Dicevo, 3 cappelli. Il primo, assessore alle politiche giovanili, ci sono in sala i ragazzi e le ragazze del liceo scientifico, mio signore? Qualcuno è rimasto? Soglia, c'erano. Sì. C'era anche il liceo Tasso, è più liceo. Il liceo Tasso. Sì, sì. Mi rivolgevo a loro, ai loro tutor dell'ISPRA e ai loro docenti, vista la bellissima mostra fotografica che accompagna l'avvio di questi stati generali. Ho visto con attenzione i vari tratti fotografici, devo dire, bellissimi. Naturalmente il verde è il colore predominante ed è un colore della vita, è anche un colore molto rassicurante. Una quinta naturale. Quindi ottima scelta aver accompagnato a chi è presente dei docenti, trasferire i complimenti da parte dell'amministrazione. Come assessore ai grandi eventi, devo ritornare alla parte introduttiva, quando giustamente si diceva che sono in atto diverse azioni sicuramente meritevoli nell'ottica della sostenibilità, in questa direzione alberi, spazi verdi e foreste urbane si rivelano dentro i gradi urbani preziosi terre di cambiamento, ma quello che manca è una cornice unitaria. È esattamente così. Io credo che gli enti locali, quindi le città, abbiano un grande potenzialità, ma serve necessariamente una spinta dall'alto, governo, legislatore e tutte le istituzioni. All'interno di questa cornice unitaria le città, soprattutto le grandi città, possono fare la differenza. Nel piccolo dello sport e dei grandi eventi vi dico un paio di esperienze che mi piacerebbe condividere con voi, prima di arrivare agli alberi di UEFA, ma sono solo pochi secondi. Abbiamo insistito molto per portare eventi sostenibili nella capitale, sostenibili da un punto di vista economico, esula dall'oggetto dell'incontro di oggi, ma naturalmente una città con 13 miliardi di euro di debiti ovviamente non può rischiare di ospitare eventi che gravino ulteriormente sui cittadini. Bene puntare su eventi sostenibili economicamente, ma anche dell'ambiente. Per questo abbiamo realizzato un evento molto complesso, la Formula E, tra l'altro non distante da qui. Quest'anno vi è la terza edizione. Ancora tante piccole cose che possono fare le grandi città, le maratone, le mezzomaratone, gli eventi sportivi, mettere nel bando, come abbiamo fatto noi, un maggiore punteggio
per gli organizzatori che poi utilizzano materiali riciclati o riciclabili, riducono a zero la plastica, c'è ancora. UEFA, UEFA è un evento planetario, Presidente, devo forse correggere, e non solo continentale, perché... No, ero partito da planetario. È bene, perché avremo gli europei nel 2020, saranno itineranti, ma la città di Roma ospiterà sia la partita inaugurale che altre tre partite. Complessivamente nello stadio olimpico avremo quattro partite, di cui tre dell'Italia. La partita inaugurale degli europei è vista da circa 2 miliardi e mezzo di persone, quindi non solo nel continente ma in tutto il mondo. È bellissimo l'evento itinerante, ma la stessa UEFA ha realizzato che tutti questi spostamenti, chiaramente parliamo dei tifosi, dei giocatori, del team di UEFA, nelle 12 città europee, hanno un impatto negativo sull'ambiente. Loro l'hanno stimato, leggo dal loro comunicato, in 405.000 tonnellate di carbone prodotte dagli agi dei tifosi e staff UEFA, così hanno quantificato l'impatto negativo sull'ambiente. In considerazione di ciò e in considerazione del fatto che le città, tra le quali Roma, richiedono invece di lasciare un'impronta verde a valle di questi eventi, UEFA ha annunciato, e ci stiamo lavorando, che ogni città ospitante, o meglio ogni nazione ospitante, potrà beneficiare a spese di UEFA di 50.000 alberi. Questo secondo noi, e anche secondo UEFA, è un segno concreto di un'azione che può essere posta in occasione di un grande evento internazionale per lasciare qualcosa di concreto e utile per la comunità. E quindi adesso stiamo al lavoro per gestire nel corso dei prossimi anni, perché naturalmente non parliamo di una piccolissima cifra, ma sicuramente un regalo estremamente gradito. In occasione di questi grandi eventi, quello che cerchiamo anche di fare è ottenere finanziamenti extra, o privati o pubblici, per gli interventi straordinari sul verde pubblico, verticale o orizzontale. In una città in cui sono 340.000 alberi, di cui 80.000 tra estremamente critici, malati o a fine vita, naturalmente questa è un'azione che in qualche modo può contribuire. Grazie. Grazie Daniele. Nelle sue parole e nei numeri che ci ha esposto troviamo almeno due cose rilevanti. Allora, non si è accorta soltanto il settore pubblico, non si è accorto soltanto il settore privato, a cominciare dal mondo, diciamo, della finanza che cerca di riconoscersi in un certo modello etico, ma anche chi organizza eventi che mobilitano enormi quantità di persone si è posto il problema di azzerare o in qualche modo controagire rispetto a quello che è un impatto inevitabile in termini di produzione di fattori inquinanti. In sé il gesto, diciamo, è più significativo che bello. Naturalmente poi però dopo la parte alata c'è la parte concreta. 80.000 alberi su 330.000 sono quelli che a Roma sono, parliamo solo di Roma, sono in condizioni, diciamo così, di possibile o necessaria sostituzione. Il problema pratico è che questi 50, l'operazione si potrebbe fare anche quasi a saldo, diciamo così, non zero, ma con un piccolo differenziale fra l'uno e l'altro quantitativo. Il problema è che però, se passiamo a ragionare in termini pratici, gli alberi da sostituire non sono tutti concentrati in un unico punto, e quindi non è semplice sostituire, cioè non è semplice come sostituire un'area boscata con un'altra area boscata, ma sono puntiformi le aree di criticità sparse nel corso della, cioè come dire, lungo l'intero asse della città, e significa talvolta dover sostituire un singolo albero attraverso un mini cantiere che impegna tre operai, che però, diciamo, richiede l'applicazione di tutta la normativa di settore, quindi con corredo anche, diciamo, di burocrazia e quant'altro, e dove non sono possibili economie di scala. Perché se tu devi sostituire 80 alberi in 80 vie diverse che sono lontane tra loro, chiaramente il costo decolla, anche se unitariamente, in astratto, il valore di quell'intervento è un valore assolutamente minimale. Quindi a volte, diciamo, persino un'offerta di questo tipo, che coglie il senso, diciamo, di una traiettoria di cambiamento, pone una questione pratica di non semplice realizzazione.
sarebbe facile portarli, qui abbiamo Giulia Bonella che è la direttrice della tenuta di Castel Porziano, sarebbe facile portarli in un'area che in qualche modo è già come dire, predisposta con naturalezza a ospitarli, ma 50.000 sono tanti evidentemente, e quindi sono pochi per un verso, tanti per l'altro, però io credo che sia importante, come dire, cogliere due cose: da un lato il segnale che UEFA manda, dall'altro lato la difficoltà che paradossalmente questo può innescare nelle amministrazioni che sono chiamate a gestire un regalo inatteso con fondi UEFA di questo tipo, perché quella che è apparentemente un'opportunità può in certi contesti facilmente trasformarsi in un fattore di criticità. Anche su questo perciò c'è bisogno non soltanto, diciamo, di mobilitare le istituzioni e le organizzazioni, compreso l'attivismo civico che è una risorsa sempre straordinaria. Abbiamo esempi a Roma di spinte dal basso di organizzazioni di cittadini in forma di comitato o associazione che si prendono carico della gestione di un'area e se ne fanno carico durevolmente. Però anche per accompagnare vicende come queste ci sarebbe bisogno di creare tessuti connettivi tra pubblico e privato, perché non c'è soltanto il problema di fare degli interventi puntiformi per mettere a dimora, ma c'è poi il problema di assicurare la sopravvivenza di questi alberi, quindi di dargli una prospettiva durevole, e quindi c'è bisogno di metterli in esercizio, di fare manutenzione, di fare tutta una serie di operazioni che tra l'altro, diciamo, possono essere anche opportunità di lavoro se strutturate, diciamo, all'interno di una strategia più ampia, ma certamente comportano un costo, comportano, come dire, la realizzazione di un modello di gestione, che poi è la gestione delle alberature urbane, un tema sul quale nel nostro paese registriamo situazioni diversissime. Nel centro della città di Milano, tu ne sarai perfettamente consapevole, non c'è o quasi uno spazio a verde che sia a carico del bilancio del Comune di Milano. Questa è una faccenda di finanza pubblica, diciamo, il tema dello spazio verde viene dopo. Riuscire a gestire uno spazio verde importante, perché penso a Piazza Cinque Giornate, faccio un esempio soltanto, in un punto, diciamo, di massimo passaggio, di massima visibilità, ci passa tutta la città in continuazione, almeno due volte al giorno, manutenuti benissimo, senza oneri a carico del bilancio comunale, significa anche liberare risorse che sono destinate ad altro. Questa non è un'operazione, diciamo, di politica del verde, questa è un'operazione di finanza, c'è poco da fare. Allora, è chiaro che bisogna come dire, orientarsi a pensare in un modo nuovo. Il mondo è cambiato, la notizia è questa. È cambiato con la direttiva comunitaria diventata decreto legislativo, cambierà perché Silvia ci ha spiegato in che direzione lo sviluppo, diciamo, degli orientamenti comunitari sta andando, e del resto, voglio dire, UEFA è espressione, diciamo, di un'organizzazione che è anche quella a respiro comunitaria. Tutto il sistema sembra evidentemente andare in una certa direzione. Una delle cose con cui ho tormentato più spesso l'amico Mauro Bombacigno è con la mia fissazione personale di replicare a valere, diciamo, su questo tipo di tema, e quindi per metterla al servizio di questo tipo di tema, l'esperienza straordinaria che è stata fatta con Telethon. È la mia idea, la mia fissazione, un sistema che serva a creare un, diciamo, un salvadanaio e a riempirlo, non soltanto attraverso, diciamo, il contributo delle organizzazioni del mondo produttivo più importanti, più solide, più blasonate e quant'altro, ma anche dal basso, attraverso meccanismi anche semplici e lineari, come del resto, diciamo, semplice e lineare è realizzare una controazione rispetto a fattori inquinanti mettendo a dimora un albero. Allo Stato non è conosciuto un rimedio più semplice e meno costoso. Allora, è evidente che il know-how che avete maturato con la Telethon vera ha la capacità di porsi come fattore d'attrazione per chi volesse provare a replicare quel modello per metterlo al servizio di queste politiche. Noi ne abbiamo parlato tante volte, Mauro, la banca che tu rappresenti ha un'esperienza molto, diciamo, consolidata, molto sviluppata e di attenzione nella direzione di cui abbiamo parlato.
ma anche in particolare, diciamo, sull'esperienza specifica che ha fatto Teleton. Ce lo confermi? Certo, certo, beh, grazie a tutti. Eviterò di ribadire concetti che sono già stati ampiamente espressi nella giornata. Direi che ci sono tre cose che ci rendono ottimisti. La prima è che quanto sta accadendo a livello normativo, quanto sta accadendo a livello di consapevolezza, è semplicemente l'espressione di quanto le tematiche di tipo ambientale e le correlate tematiche sociali, perché non dobbiamo dimenticare che molte delle tematiche sociali sono e saranno sempre più figlie di cambiamenti climatici. Un esempio su tutti: la città di Giacarta sta sprofondando 25 centimetri all'anno in maniera inesorabile nel mare, e questo implica che 10 milioni di persone si trasferiranno dalla città verso differenti zone. Quindi potete immaginare come il tema sociale delle migrazioni climatiche sia esclusivamente figlio di eventi che stiamo cominciando a notare, perché sono sempre accaduti. Il peggioramento delle condizioni climatiche, degli eventi atmosferici, è sotto gli occhi di tutti. Quello che adesso sta accadendo è che finalmente, per certi versi, per quanto negativo sia l'evento in sé, si comincia a considerare l'evento climatico estremo, poi possiamo nominare gli uragani dalla costa est degli Stati Uniti, il monsone nel sud-est asiatico, le siccità e quant'altro, non sono altro che una vera e propria tassa che il mondo paga anno dopo anno al fatto di non fare azioni per mitigare le cause prime di questi eventi. Quindi nel momento in cui la consapevolezza comincia a farsi strada, nel momento in cui queste tematiche prendono due strade, la prima è che escono queste tematiche dalle sale convegni, dagli studi, per diventare materia di decisione quotidiana presa da persone, i manager di aziende, gli azionisti, che sono abituati a prendere nel bene o nel male decisioni immediate in una situazione di incertezza, in situazioni dove non si ha il flusso di sapere tutto e tutto quello che accadrà, ma sicuramente con un'ottica a questo punto di lungo periodo. Questo sta cambiando il mondo in maniera molto più forte e molto più radicata rispetto a chi ci vuole male dice la moda o il greenwashing che tutti stiamo adottando ultimamente. Evidentemente, se voi leggete i giornali, non c'è giorno che passi dove non c'è un amministratore delegato o un investitore o un responsabile di investimenti che non dica che la propria azienda è più green di quella del suo concorrente che ha parlato il giorno prima. Quello che tuttavia sta accadendo in maniera, secondo noi, direi irreversibile, è che ci sono alcuni settori, e ci metto la finanza in primis, che hanno una caratteristica diversa rispetto all'industria, e abbiamo noi istituzioni finanziarie la possibilità di far andare il denaro in una direzione piuttosto che un'altra. Noi abbiamo la capacità e la responsabilità, perché è una responsabilità che potete immaginare molto molto forte, di togliere risorse finanziarie a settori che non riteniamo sostenibili, anche a costo di sacrifici importanti nel conto economico. Il nostro gruppo ha preso decisioni molto dolorose per il proprio conto economico quando sceglie di non finanziare il settore del tabacco per questioni sociali, il settore della produzione di energia dal carbone per questioni ambientali, l'esplorazione artica o lo shale oil o lo shale gas, che sono degli strumenti che hanno un impatto ambientale molto forte, secondo noi non accettabile. Beh, allo stesso tempo, quando le istituzioni finanziarie liberano il proprio bilancio, perché non finanziano più questi settori, e lo indirizzano verso settori più sostenibili, energie rinnovabili una su tutte, rendono fattibili i progetti a discapito degli altri. Quindi, da un lato, questo sta impattando sulle decisioni razionali di manager che non hanno nulla a che fare con l'ideologia di essere o non essere a favore dell'ambiente. Una buona parte delle istituzioni finanziarie per disegno, per struttura, pensano nel lunghissimo termine. Immaginate le assicurazioni, immaginate i fondi pensione, immaginate gli investitori immobiliari, immaginate coloro che hanno in gestione i risparmi delle persone fisiche che vogliono e desidererebbero avere una copertura per la loro parte di vita più anziana. Dall'altra parte, noi tutte, banche o istituzioni finanziarie, più in senso lato, da questo punto di vista metterei tutte insieme,
vogliamo esserci, vogliamo avere sperabilmente successo in un mondo che sia accettabile. Nessun manager, nessun azionista, nessun investitore razionale è interessato a essere leader fra 30 o fra 50 anni in un mondo devastato da eventi ambientali sempre peggiori o crisi sociali che ne derivano. Quindi sono decisioni, ancora una volta, di tipo razionale, di tipo quotidiano, di tipo coerente, perché tutti noi ci rendiamo conto che non è quello che verrà fatto nella primavera del 2029 che avrà impatto negli obiettivi del 2030, ma sarà la conseguenza di azioni costanti, coerenti e portate avanti nel tempo che porteranno ad avere finalmente questa inversione dell'aumento della temperatura globale con tutte le conseguenze e non minore una più equa distribuzione della ricchezza verso zone che in questo momento sono fortemente impattate da una forbice molto importante tra i pochi fortunati ricchi e la gran parte della popolazione che è sotto il livello di povertà. Tutto questo per dire che cosa? Un po' di ottimismo. Nel momento in cui si esce dalla teoria, si entra nelle decisioni quotidiane e tutto un ecosistema mondiale si indirizza verso questo, beh, le cose cominciano ad accadere. Noi abbiamo messo sul piatto come gruppo, ti ringrazio Massimiliano che aveva menzionato l'iniziativa molto bella che qualche tempo fa BNL aveva fatto come antesignana, oggi è facile parlare di impatto ambientale, all'epoca non era così evidente. L'essere dentro il gruppo BNP Paribas ha molte implicazioni, fra le quali una sensibilità, per molti versi possiamo dire anche francese, non a caso la conferenza di Parigi ha segnato uno spartiacque fra il prima e il dopo in termini di concretezza di iniziative. Tutto questo sta portando sì che finalmente la temperatura globale cominci a rallentare. Non è ancora sufficiente, bisognerà fare di più, ma intanto si comincia a fare. L'altro angolo che mi rende ottimista è che tutto questo ha due impatti molto precisi. Uno sulle persone fisiche. Quello che abbiamo visto in maniera molto evidente, che sta indirizzando alcune nostre quotidiane decisioni, è che ovviamente le generazioni più giovani hanno il concetto di rispetto di queste tematiche insito nel DNA. Non dobbiamo spiegarli, non dobbiamo convincere, anzi sono loro che ci stanno raccontando che cosa succede. E stanno influenzando non solo il proprio comportamento in maniera molto naturale. Due esempi su tutti, ovviamente alla mia tenera età, quando compivo 18 anni, il mio primo desiderio è la chiave di una macchina. Io volevo una macchina assolutamente a 18 anni, un giorno, è un minuto, non un giorno, un minuto. Adesso il regalo più in voga fra i diciottenni è la tesserina della car sharing e non dobbiamo convincerli, sono loro che ce lo chiedono e loro stanno anche influenzando le decisioni delle famiglie di appartenenza. Quindi noi notiamo che le persone private non solo stanno cominciando a investire negli strumenti finanziari dedicati ai privati su tematiche, ce le chiedono e lì c'è una grande opportunità per noi istituzioni finanziarie. 45% delle persone intervistate in Italia ha detto che sarebbe disponibile a investire in prodotti che hanno un impatto anche ambientale. La parola impatto secondo me è quella che diventerà il linguaggio comune in futuro. Noi veniamo da una realtà anche finanziaria e regolamentare che privilegiava il rendimento. Ancora prima c'era l'investimento, poi c'era l'investimento associato a un rendimento. Adesso stiamo andando verso l'investimento con un rendimento e anche con un impatto. Quindi la dimensione diventa più complessa, ma diventa allo stesso tempo più sostenibile. Oramai, e questo è l'altro angolo delle generazioni più giovani che ci influenza e correttamente ci influenza, è la capacità di interagire attraverso i social e non solo attraverso i social. Ma potete immaginare, parlavamo prima del rischio reputazionale. Il rischio reputazionale per noi è la quotidianità, per noi tutti. Avete visto cosa è successo a Volkswagen, avete visto cosa è successo a Dolce Gabbana, avete visto cosa è successo nei casi di crisi reputazionale. La velocità con cui la condanna è venuta dai social, la velocità e direi l'irreversibilità della condanna, perché i social hanno questa caratteristica di essere violenti nella reazione immediata e senza appello. E questo ha dei danni che si impiega anni a recuperare. L'altro angolo che ancora una volta ci fa dire che questo non è moda è che le decisioni delle grandi multinazionali, che sono state le prime e le più sensibili in quanto portate, in quanto oggetto di regolamento e comunque di attenzione per la loro dimensione e la loro influenza,
le decisioni che hanno preso stanno scendendo molto rapidamente a tutta la propria filiera. Il modo di fare banca di oggi è diverso di quanto era solo tre anni fa, perché la dimensione della sostenibilità a noi banche sta facendo sì che l'attenzione passi dalla grande capogruppo, società regolamentata, quotata, con rating ambientali, con l'attenzione corretta e dovuta a queste tematiche, a mi occupo della mia filiera, perché il problema non è la grande multinazionale ipercontrollata, il problema è il piccolo produttore in sud-est asiatico, poter affermare che non usa minorenni, come in passato qualche società di abbigliamento sportivo aveva utilizzato, e, oppure che non sta distruggendo fiumi o foreste, questo è quello che è importante capire. E quello sta cambiando il mercato e non è una questione di ambiente, non è una questione di essere dei buoni cittadini. Voi potete immaginare, e lì faccio riferimento a tutta quella struttura di aziende ipertecnologiche fantastiche di cui è composta l'Italia, ma di dimensioni piccole, che sono parte di filiere internazionali, che sono i fornitori dei grandi produttori automobilistici o altri nel mondo. Beh, potete immaginare che un grande produttore di radiatore per automobili, nel momento in cui i suoi clienti passano alla gamma elettrica nel giro di 2 anni, lui ha un problema di sopravvivenza economica, non ha un problema di essere compliant con l'ambiente o no. E questo necessita di un ripensamento strategico di sopravvivenza di medio termine di queste aziende. E grazie al cielo il nostro tessuto industriale è composto di imprese molto vivaci, industriose, capaci di operare in temi molto problematici. Sono i primi a cambiare, a evolvere per essere pronti quando le nuove tendenze arriveranno. Noi stessi come banca siamo sottoposti a uno screening da parte dei nostri clienti, ci arrivano regolarmente questi questionari dalle nostre grandi, dai nostri grandi clienti internazionali che ci dicono raccontateci un po' come agite nell'ambito delle energie, come trattate i rifiuti, quante persone avete nel consiglio di amministrazione di sesso femminile, quanti amministratori indipendenti avete, come agite nel tema di diversity, e sono veri e propri esami senza appello, perché nel momento in cui non siamo compliant su queste tematiche, veniamo semplicemente messi in una fascia più bassa e un po' di business lo perdiamo. Viceversa, ci comportiamo in un certo modo, i nostri azionisti, che hanno quei criteri di ESG, che diceva giustamente Silvia prima, come faro nelle decisioni di investire in un posto piuttosto che in un altro, è una questione anche per noi di sopravvivenza. Quindi non è un modo di dire siamo diventati improvvisamente folgorati sulla via di Damasco ecologisti, anche se il mio capo gentilmente è convinto che un giorno o l'altro mi troverà su una nave di Greenpeace a attaccare una baleniera. Non è una questione di essere buoni cittadini. E quello che fa la differenza è far uscire questa tematica dalla tematica puramente ideologica a una tematica di business, farlo diventare un faro di evoluzione di quello che facciamo. Concretamente, essere nei posti, nelle sale dei bottoni della banca, essere nel consiglio di esecutivo, in comitato esecutivo della banca, dove vengono prese le decisioni sui nuovi prodotti, sui nuovi servizi, sulle nuove metodologie. Poi c'è tutta l'area, e vengo al verde, di quelle attività che cerchiamo di fare perché ci crediamo e perché i nostri clienti ce lo chiedono. Abbiamo fatto degli interessanti studi sulle attitudini dei nostri clienti oggi. C'è una sensibilità senza precedenti su tematiche ambientali, ovviamente, al punto tale che noi abbiamo chiesto se diventerebbero nostri clienti, conoscendolo oggi, se facessimo un gadget, un coupon o qualsiasi cosa, vedo dai telefoni ad altre cose, se magari diamo un rendimento minimo garantito, come ho visto qualche concorrente fare, o se invece ci impegniamo in qualche tematica di tipo ambientale. Beh, la risposta è stata plebiscitaria e soprattutto sulle fasce più evolute, più istruite e più sensibili a queste tematiche. Plebiscitaria. Cioè una banca viene scelta perché si occupa di queste tematiche. È impressionante se ci pensiamo, perché a parte di come pensano, cosa pensa la persona delle banche, e lì possiamo parlarne per settimane, ma direi una banca viene scelta per motivi ambientali. Non è male. È una dimensione completamente nuova. Bene, noi siamo passati dall'albero piantato per i nuovi conti a quello che facciamo adesso, la raccolta della plastica è quello che stiamo dicendo in questo momento su tutte le televisioni con la nuova campagna, giusto per essere, e lo dico con orgoglio perché siamo i primi a farlo, chiudo la parentesi, devo dire abbiamo dei riscontri che immaginavamo ma non in questa quantità, in questa misura.
Dall'altra parte abbiamo queste iniziative di riforestazione, lo usiamo in questo momento per chi acquista dei certificati, quindi non è il conto corrente questa volta, è un certificato, ma è esattamente questa la logica, che è un po' più che il Telethon, devo dire, il Telethon di cui siamo estremamente orgogliosi, lo dico dopo 28 anni, anche in questo caso parliamo di moda o di social o greenwashing, il 28esimo anno di attività con Telethon. Non è solo un segnale di, ancora una volta, essere buoni cittadini o lavarsi la coscienza dicendo io ho aiutato, come era la charity o la filantropia in passato, che continua a essere giustamente per le fasce di attività che sono proprie della filantropia. È un modo nuovo di avere quella terza voce che dicevo prima, l'impatto. L'impatto è nelle città, perché l'urbanizzazione sarà, assieme alla popolazione mondiale in crescita, l'altra grande tematica, gigantesca, mondiale, al di là di qualsiasi confine, al di là di qualsiasi nazione, di qualsiasi blocco, di qualsiasi misura economica o tarifaria che viene presa nei 2, 3, 4 anni che vengono. Stiamo parlando di orizzonti temporali molto più ampi. Ci preoccupa il fatto che se per caso si scioglie il ghiaccio della Groenlandia, come purtroppo sta andando a fare, ci sono città che si stanno attrezzando per finire sott'acqua. Venezia evidentemente è fin troppo facile come esempio, ma ci sono città come Barcellona, come Istanbul, come l'intero Egitto, che in questo caso finirebbero sott'acqua. Potete immaginare l'impatto. Noi stiamo vedendo una frazione di quello che succederebbe nel caso. Bene, è inutile dirselo in un convegno, bisogna agire. E questo è l'impegno civile, chiamiamolo un impegno civile, che tutti gli attori privati sono pronti a fare, e a loro viene richiesto di fare. I regolatori che ci danno questi paletti e che fanno questi studi, che parlano di tassonomia, non sono altro che l'espressione di un sentimento comune che chiede all'attore privato, che ci si rende tutti conto, pur nella sfiducia, pur nella difficoltà del tempo, essere probabilmente l'attore principe a trascinare questo. Perché se aspettiamo che il regolatore si metta d'accordo e tiri fuori le norme, vengano recepite, il 2030 è già arrivato, è troppo tardi. Allora, probabilmente l'attore privato, che tra l'altro è anche il titolare di un ecosistema allargato che comprende i dipendenti, persone che vogliono e hanno il diritto di vivere meglio anche sul posto di lavoro, gli azionisti, i fornitori, i clienti, un vero e proprio ecosistema. Bene, tutte queste decisioni, vedete che non sono in contraddizione l'uno con l'altro. Noi ci stiamo rendendo conto di un cresciuto orgoglio di appartenenza al nostro gruppo da quando ci occupiamo di questo, ma molto, e questo è secondo me quanto di meglio si può desiderare, quindi da parte mia ottimismo. Aree urbane verdi, concordo pienamente, un'aggiunta, non è l'arredo del viale centrale di Milano o della grande città che cambia, quello è arredo urbano. Quello che cambia è andare a riforestare o migliorare in maniera consistente come numero di alberi le aree semiperiferiche o periferiche, perché hanno impatto anche sulla qualità di vita. Quindi le tematiche sociali e le tematiche ambientali ancora una volta sono completamente legate. Se le aree periferiche, e peraltro parliamo poi di aree periferiche quando le nuove tecnologie ci consentono di avere città multicentriche, ma adesso mi sto facendo il vostro mestiere e non mi permetto. Il miglioramento delle aree semiperiferiche o periferiche delle grandi città è una delle grandissime sfide, e credo che la riforestazione possa assolutamente contribuire. Grazie Mauro, ringrazio i nostri due ultimi relatori, oltre che Marilì, so che loro però hanno un aereo da prendere, quindi in qualche modo ci stanno lasciando, e devo dire anche nelle parole di Mauro Bombacigno ho trovato quello che, avendo parlato con lui tante volte e tanto a lungo, le cose che mi sono aspettato, e cioè una visione molto ampia, molto aperta, una consapevolezza di dinamiche in atto che ci sovrastano, con un'espressione che io amo molto, con la forza delle cose, perché le cose hanno una loro forza che va al di là, diciamo, dei migliori intendimenti e delle migliori intenzioni, però qualcosa è oggettivamente in atto. Allora possiamo, rispetto a questo, soltanto decidere se farci travolgere oppure rimanere indietro, oppure provare a guidare e a governare, diciamo, questo cambiamento.
Abbiamo, credo, percepito dalla discussione di oggi pomeriggio che questi due mondi già si parlano, anche se ancora non si conoscono abbastanza, che c'è però da fare un'operazione di fertilizzazione importante, tanto per rimanere in tema, facendo conoscere a chi è tendenzialmente abituato a concentrare il suo sguardo e la sua attenzione sulla parte pubblica, sulle responsabilità della parte pubblica, sui mezzi a disposizione della parte pubblica, su quello che il pubblico può e deve fare, e chi invece, perché poi i mondi tendono ad essere autoreferenziali, no? Il pubblico parla col pubblico, il privato si incontra col privato, ma i due mondi, diciamo, tendono a incontrarsi meno. Oggi credo abbiamo scoperto che questi due mondi sono già in avvicinamento, già fanno cose insieme e soprattutto già pensano in modo molto simile. Io non so se ci sono domande dalla platea, abbiamo toccato praticamente ogni aspetto. C'era un piccolo intervento di cui mi ero annotato, se era possibile fare 2 minuti. Uno e mezzo, prego. Famoso grado e mezzo di Barassi. Tutto le ringrazio al Presidente e volevo presentarmi. Sono il presidente dell'OIEMO, l'Organizzazione Internazionale per la Gestione delle Emergenze, nata dalla Convenzione il 42766 della serie dei Trattati delle Nazioni Unite il 14 aprile 2006. L'OIEMO è membro di Global Compact, quindi è compliant con tutta una serie di SDGs, e abbiamo creato una commissione sussidiaria, la International Tree Protection Commission, proprio per valorizzare le piante come carbon sinks, cioè come assorbitori della CO2. Sono particolarmente lieto di questo tema, finanza pubblica e privata al servizio del verde pubblico, e volevo riagganciare l'obiettivo sostenibile numero 3, che è quello della salute, con l'obiettivo numero 15, che è quello del verde urbano, la vita sulla terra. Perché la finanza pubblica si identifica soprattutto nella spesa pubblica, e la maggiore spesa pubblica è la spesa sanitaria. Cioè il maggiore capitolato di spesa del governo italiano è la spesa sanitaria per motivi di salute. Allora, che cosa abbiamo fatto? Insieme all'ISDE, la Società Internazionale dei Medici per l'Ambiente, che è un organismo costituito consultivo dell'OMS, abbiamo elaborato un approccio cooperativo e di suggerimento su 3 semplicissimi punti, per gli stati generali del verde pubblico, per ridurre quei 20.000 morti precoci ogni anno da polveri sottili che ci gravano non solo come 2 infrazioni, ma ci gravano anche come policy. E abbiamo espresso 3 posizioni. La prima, abbattere alberi di grandi dimensioni, quelli che ci sono già, che assorbono CO2, e rimpiazzarli con nuove piante non può essere fatto applicando un criterio di parità 1 ad 1, perché secondo le stime più realistiche sono necessarie dalle 23 alle 90 piante giovani per compensare la capacità di assorbimento di un grande albero in quanto CO2 e polveri sottili. Quindi la prima cosa, suggeriamo una visualizzazione dinamica di questi rimpiazzi. Secondo, paragonare il rischio potenziale, cioè il concetto di vulnerabilità dell'albero, di crolli dell'albero, con il danno invece epidemiologico della mancata azione di filtraggio delle polveri sottili, secondo noi è un approccio poco proporzionato, che potrebbe essere rivisto in nome della salute pubblica, cioè specie di quei cittadini affetti da patologie respiratorie e delle loro famiglie. Quindi fondamentalmente fare in modo che le piante esistenti vengano considerate come dei monumenti assorbitori di CO2, come degli elementi di nuova tecnologia verde, vecchia quanto l'universo ma nuova, per l'assorbimento. E il terzo, noi siamo convinti che è necessario disincentivare le potature indiscriminate, le capitozzature e soprattutto bruciare la legna come combustibile. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, non è carbon neutral. Bruciare della legna, della biomassa legnosa, esprime il 150% di CO2 rispetto al carbon fossile. Sulla base di questo, la nostra commissione, saremo domani a Torino, si pone al servizio cooperativo del comitato e desidera porre insieme all'ISDE la sua esperienza per dare un contributo significativo. Grazie.
voi che ci avete seguito sino alla fine, spero che sia stata